Clemenza! Clemenza, la finestra! Clemenza! Camminiamo, eh? Sì. Maria. Oh. Oh. Piano. Eh? Oh. 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 Aia! Aia, aia! Camminiamo. Aia. Sì. Sì. Camminiamo, camminiamo. Sì. Piano, per... Allora, va meglio? Sta zitto, non farmi domande, mi stanchi. Sì. Stringimi le mani, stringimi forte, fammi male, dai. Sì. No, più forte, non ti sento. Sì. Più forte! Sì. Ah, oh. Tu non sai cosa vuol dire. No. Aspetta, va. Voglio sedermi un po', sono stanca. Ah, ecco, sì, siediti. Ecco. Siediti. Ah. Basta, la mano. Ah. Ah. Oh. No. Niente. Ah, no, no, stringimi le mani. Stringimi le mani, non puoi lasciarmi, finirai di mangiare più tardi. Scusami, l'oliva. Sì, stringimi. Sì. Sì. Stringimi forte, forte. Sì. Così. Oh. È straordinario. Non ti diverti? No, io... Chi sta male sono io ed il signore non si diverte. Ma io non ho detto questo. Non ho detto questo. Tu vuoi che io non mi lamenti? Non ho detto niente. Oh, sto soffrendo. È per colpa tua? Per colpa mia. Sì. Ecco. Si è calmato. Per un attimo, sì. Il signore non mangia? No, sì, sì, dopo, non preoccupatevi, dopo. Sentite, Clemenza. Sì, signora. È stata avvertita la mamma? Sì, signora, per telefono. Ah. E la levatrice? Sì, signora, ho mandato il portinaio, che è andato anche dall'ostetrica. Oh, bene, sì. Bene. Clemenza? Sì? E cosa... Ah. Ma sì, vai, vai a mangiare. Hai un'aria da martire. Oh, io? Niente affatto. Sì, sì, si capisce benissimo. Tu non soffri, tu. Puoi pensare a mangiare. Vai, approfitta del momento di sollievo. Vai a mangiare, vai. Ma non vorrei che... No, no, vai. Proprio perché lo vuoi tu, eh? Ma sì, ti dico. Ah, comunque se hai bisogno di me non fare complimenti. Io sono qui. Ah. Lo so che sei lì, ti vedo. Non mangeresti qualcosina? Ti tirerebbe un po' su. Oh, per carità. Mangiare io. No, no. Io devo soffrire. A ciascuno il suo compito. Bene. E che cosa avete portato? Timballo di maccheroni all'italiana. Ah, bene. A me i dolori, a te i piaceri. Piaceri, un timballo di maccheroni all'italiana e i piaceri. Quando sarà grande... Dovrei ricordarglielo sempre quanto ho sofferto. Non mancherò. Oh, io... Per vinci, è fortissimo. Chi, il bambino? No, no, il timballo. Oh. Ma che formaggio ci avete messo? Pecorino stagionato. Buono, ma un po' piccante, accidenti. Mm-hmm. Piccante. Purché arrivi felicemente. Oh, mio Dio. Chi? Come chi? Il bambino. Ah, il bambino. Io non sono mica come te, che pensi soltanto ai maccheroni. Ma insomma... Cosa vuoi che faccia, scusi? Perché? Perché arriva molto prima di quanto si pensasse. Ecco. Si vede che è già pronto. Sì, fai andare le cose come ti pare, tu fai andare. Lo aspettavamo solo per il 20 del mese prossimo.
Un mese e 4 giorni di anticipo. Questo è vero, ma un po' di fretta. Ma in fondo che male c'è, scusa? Avrà sempre 1 mese e 4 giorni più dei ragazzi della sua età, un bel vantaggio sugli altri. Sì, sì, però bisogna nascere. Dio, come vorrei che fosse già finito tutto. No, per questo anch'io. Questi maccheroni sono un tal peso sullo stomaco che... Ricominciano! Oh, su, su, oddio. Coraggio, coraggio! Vieni, vieni, camminiamo! Aspetta, fammi bere. No, berrai più tardi, su. Sì, sì. Ma no, stringimi le mani, stringimi le mani. Va bene. Camminiamo, camminiamo. Sì, camminiamo. Aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Allora, va meglio? Oh, che orrore! Eh? Puzzi di formaggio. Ah, sì, sono i maccheroni. Cosa vuoi che mi importi se sono i maccheroni? Tu puzzi di formaggio e basta. Mi dispiace. No, veramente. Vedi che non sto bene. Non mi usi nemmeno la cortesia di non mangiare i maccheroni. Se tu mi lasciassi andare a bere, perché mi è venuto un po' di affanno. E ti prego, appesti la casa! Scusami. Senti, sono... non potresti camminare voltando la faccia dall'altra parte, così. Sì, sì, così, su. Sì. Camminiamo. Camminiamo. Ma camminare così mi fa girare la testa. Non importa, stringimi, fammi sì. Male. Aia. Oh, che brutto momento. Cosa, Yup? No, vorrei vedere te. Ti pare il caso di fare Yup? Ma io non ho fatto Yup. Mi è venuto il singhiozzo. Il singhiozzo? Adesso? Hai scelto proprio il momento buono. Che male. Non è mica colpa mia. Sono i maccheroni che mi soffocano. Non respirare, ecco. Non è difficile, passerà. Non respirare non è difficile. È facile a dirsi. Sei un egoista. Io? Sì. Pensi solo a te stesso. Ma insomma, che cosa vuoi che ci faccia? Senti, te lo dico per l'ultima volta, eh? Non parlarmi continuamente col tuo formaggio in faccia. Scusami. Oh. Ecco. Quanto sei noioso. Ma insomma, ho il singhiozzo. Va bene che tu abbia singhiozzo, d'accordo, ma non fare continuamente up. Ma io non lo faccio apposta. Non posso non fare up se ho singhiozzo. Accidenti. Accidenti. E allora bevi. Non bevi, chiedo di meglio. Non parlare. È un'ora che... Che giornata. Ah! Va meglio. È passato. No. Tu sei fortunato. Aia, vorrei poter dire io la stessa cosa. Fa ancora male? No. Si capisce che mi fa male. Se potessi mettermi al posto tuo. Cosa? Cosa? Se potessi mettermi al posto tuo? Ma che cosa significa? Per quello che ti costa dire così. Ecco. Ma io faccio quello che posso. Camminiamo! Sì, camminiamo, che? Camminiamo! Sì, sediamoci. La mano. La mano. Che supplizio. Guarda qua. Guarda. Comincio a sudare. Sì, tutta sudata, Da me da bere, mi spiace. Cosa hai detto? Da bere! Da... Te le devo sempre ripetere le cose! Prendi. Grazie. È il bicchiere dove hai bevuto tu? Sì, sì, quello. Sa di formaggio. Sono i maccheroni. Cosa vuoi che mi importi se sono i maccheroni? Quello sa di formaggio e basta. Ho lasciato il bicchiere. Poverino. Proprio non ci sai fare. Cerca di capirmi, è la prima volta che mi succede. Se per questo anche a me. Ma non perdo la testa, io. Adagio, adagio, bevi più adagio. Grazie. Allora, va meglio? È passato? Per un attimo, sì. Il signore non finisce i maccheroni? Sì! No! No, non li finisco.
Non li finisco, questo è certo, non li finisco. Che cosa avete portato? Formaggio. Oh, formaggio! Formaggio? Eh sì, ha portato il formaggio. Ah, no! No, basta con il formaggio! No, 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 basta! Basta con il formaggio! Oh, un bel pezzo di gorgonzola come questo! Appunto! Di gorgonzola, figuriamoci! Ma dove va il gorgonzola? Il signore mi ha già imposto i maccheroni! Che cosa ti ho imposto io? Ma siccome non dico niente, siccome sono una che non si lamenta mai... Ah, non ti lamenti mai! Hai detto? No, perché io sono una che si lamenta, secondo te? No, no! No, davvero! Si vede che non conosci le altre! Avresti meritato di sposarti una donna noiosa! Hai ragione, ragione. È che io mi sono espresso male, ma tu hai perfettamente ragione. Venirmi a dire che mi lamento. Oddio, quando mai? Aiuto! Ricominciano! Vedi, tu ti agiti! Oddio! Oddio, presto, presto! Sì. Camminiamo! 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 Oh! Oh! Com'è forte questa? Non pensarci, non pensarci! Che vuol dire non pensarci? Non sei mica tu che devi partorire! No! Aia! Aspetta! Aspetta! Oh! Oh! Oh, brutto moccioso! Anch'io! Anch'io! Già ti voglio bene! Oh, sì, anch'io, anche anch'io! Aia! Oh! 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 Camminiamo! Sì, camminiamo! Camminiamo! Signora, c'è la signora, la mamma della signora! Bene! Bene, ma allora, cara, cosa sento per oggi? Buongiorno, signora suocera. Sì, buongiorno, buongiorno. È terribile, mamma, oh, è terribile. Povera cara. Oh. Mamma, sì, stringimi le mani, mamma, stringimi le mani. Sì, sì. Scostatevi voi. Non mi dispiace affatto sedermi un po'. Povera cara. Mamma, sì, camminiamo, camminiamo. Sì, sì. Mamma, sì. Vorrei sedermi. Sì. Dove? Lì. Sì. E voi toglietevi di lì. Ah, sì, scusate, mi ero seduto per... Vedete vostra moglie che soffre, che vuol sedersi, voi ve ne state lì disteso come un vitello. Come un vitello? Sì, come un vitello. Siediti, cara, grazie. Non ho mai visto un vitello seduto su una poltrona. Oh, è proprio il momento di fare dello spirito, eh? Siete contento di quello che avete combinato? Sarò contento quando tutto sarà finito. Per il momento non mi diverto. Sarà... Ma avete una certa aria furba e soddisfatta? Io? Sì, non lo sgridare, mamma. Lui non c'entra per niente, povero come ragazzo. Non c'entra per niente. Ma sì, lui quando non poteva supporre. Poteva aspettare la mania di bruciare le tappe. Intanto nasce di 8 mesi. Cosa dirà la gente? Mi dispiace, signora suocera, di non avere chiesto il vostro parere. Ah, spiritoso. Sì, però quando mi sono sposato, voi mi avete detto: spero che mi darete presto dei nipotini. Oh, presto sì. Ma non era il caso di mettere mia figlia in questa situazione. Non mi era possibile in nessun altro modo. Succede così. Voi però esagerate sempre. Mamma, mamma, non rimproverarlo. È la nostra sorte. Lui non potrà mai capirci. Hai ordinato che facciano bollire dell'acqua? Sì, mamma, tutto fatto. E tu chiama Clemenza, per favore. Come? Suona, ho bisogno di Clemenza. Ah, nel senso del campanello? Sì. La signora ha suonato? Sì, portate la roba che sapete. Quale roba? Il bagnetto, il corredino, la brocca, sono per la camera del signorino Achille. Però prima portateli qui che devo mostrarli alla mamma. Sì, signora. Ecco. E tu vai a aiutare Clemenza? Cosa? Aggiungi il vasetto. Il vasetto? Quale vasetto? Il vasetto. Tu li fabbrichi i vasi da notte, sarai capace di trovarne uno per tuo figlio, no? Li fabbrico. Ho una fabbrica di porcellane, ma faccio anche... oggetti artistici. Oh, non datevi tante arie, il grosso della vostra produzione sono i vasi da notte, lo sappiamo. Oggetti di porcellana, per favore. Sì, comunque ne tengo sempre dei campioni nello studio. Andrò a prenderne uno piccolo. Naturalmente. Naturalmente, uno della prima misura. Clemenza! Clemenza! Signora! Ecco. Non dimenticate di aggiungere una borsa di acqua calda nella culla del signorino Achille. Subito, signora. Aspettate, vengo con voi. Signorina Achille, signorina Achille. Allora hai deciso che sia maschio? Certo, mamma. È maschio. Tu lo sai in anticipo. Certo, maschio. Oh, non abbiamo mai pensato ad altre possibilità. E se fosse una bambina, che si fa? La facciamo rientrare? Sarà maschio, lo sento. Aiutami. Anch'io lo sentivo, poi sei arrivata tu. L'ho promesso anche a papà, che posso deluderlo. Dov'è papà?
fa? Al circolo, naturalmente, l'ho fatta avvertire. Però sarebbe stato meglio, aia, dargli l'annuncio a cose fatte, eh? Gli avremmo risparmiato l'emozione. Oh, storie, abbiamo sempre troppi riguardi per gli uomini ed è per questo che diventano egoisti. Ecco qui tutto l'armamentario. Fa vedere! Oh! Aia, che male. Su, non badarci, non badarci. Oh, questo è il bagnetto. Bello. Mamma, il corredino. Quanti pizzi. Guarda, guarda. I camini. La brocca. La brocca. Che bella. Ti sei dimenticato il vaso da notte. Eh? No, 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 è qui, è il vaso da notte. È qui perché non l'ha tirato fuori. Il suo vasino. Il suo vasino. Portate in camera. Subito, signora. Quando penso che sarà il suo pipitalino. Dio, com'è già grande. Oh, caro. Toh. Uguale a me quando è nata lei. Ah. Le volevo bene prima ancora che nascesse. Ah. Sì. Ah, a me è capitato più tardi. E toh. Mettilo via. Sì. A te non ti intenerisce, vero? Cosa? Il suo pipitalino. Ah, il... Oh, sì, sì, è una nostra creazione. E poi so che cosa ho in mano. Perché ridi? No, niente. No, davvero, è uno dei migliori. Fa parte della linea elegante 1912, eh? Non è questo. È suo, dillo. No, no, no. Vedendoti con il vaso in mano, ho pensato al sogno stupido che ho fatto stanotte. Hai sognato i nostri vasi da notte? Beh, no, non i nostri vasi da notte. Oh. Un vaso da notte. Oh, è un buon segno. Ma figurati. Eravamo tutti e due alle corse a Longchamp. Io avevo il mio vestito grigio e lui la finanziera. Però, in testa, invece del cilindro, aveva un vaso da notte. Io. Oh, che idea buffa. Che sciocchezza. Ed era fierissimo. Sì, sì, se lo toglieva dalla testa per salutare la gente. Mamma, io ero imbarazzata e continuavo a dirgli: Giuliano, Giuliano, per favore, togliti il vaso da testa, da notte dalla testa. La gente ti guarda. E lui mi rispondeva: no, no, va benissimo, sto lanciando la moda. Fai certi sogni tu. Dio, mamma, com'era buffo. Non gli stava neanche male. Ah, oh, no, una meraviglia, chissà che eleganza. Un vaso. Ehi, su, mettiti il vaso in testa per far vedere alla mamma. Sì. Chi? Vedrai, mamma. Ma neanche per sogno, che idea. Dai, se te lo chiedo, te lo puoi anche mettere. Ma non sono mica matto. Per far vedere alla mamma. Ma neanche se dovessi farlo vedere al papa. Ma mi stai prendendo in giro? A pretendere che mi metta un vaso da notte in testa? Stai dando i numeri, no? Ma come? Se è nuovissimo, non è mica usato. Ah, vorrei vedere. Oh, su, siamo fra di noi. E poi l'avete fatto voi, no? È una vostra creatura. Sì, ma non è questo. È la mia dignità di uomo. Vedi? Che... Non è disposto a fare niente per farmi piacere. Oh, questo è bello. Oh, capirei se vi si chiedesse di andare alle corse o al circolo in questo stato. Ma qui. Né qui né altrove, signora. Ed io voglio che tu ti metta il vaso in testa qui. Ah sì? Ebbene, io non voglio. E io voglio che tu te lo metta. Io voglio che tu te lo metta. No, no, no e no. Oh, Giuliano, Giuliano, dal momento che la ragazza ve lo chiede. Vi ho detto di no. E io lo esigo. Lo esigo. Oh, mamma, ne ho tanta voglia, ne ho tanta voglia. Oh, Dio mio, ecco, ne ha voglia. Ne ha voglia, allora? Oh, Giuliano, vi supplico, pensate al suo stato, pensate a quel che significa una voglia. Uffa! Ne ho voglia. Ma sentite, ma pensate se per colpa vostra il bambino dovesse nascere con un vaso da notte in testa. Tutto qui? Lo metto in commercio. Sì, e questo che non è servito lo riporta nella collezione. Hai il coraggio di dire una cosa del genere? Certo. Sei un cattivo padre. Tu sei un cattivo padre! Ah, sì, questo è proprio vero! Devi metterti il vaso! E io il vaso non me lo metto! Devi metterti il vaso! E io il vaso non me lo metto! Oh, non vuole mettersi il vaso, mamma, io sto male! Oh, ecco, ecco, vedete cosa provocate! Vedete in che stato si trova vostra moglie! E si rifiuta di soddisfare le mie voglie! Oh, ma mettetevi dunque questo vaso dal momento che ve lo chiede! Ma perché non ve lo mettete voi, se ci tenete tanto? Oh, se mia figlia ve lo chiedesse! Ah...
Che uomo senza cuore. Giuliano, vi che supplico. Che uomo senza cuore. Giuliano, vi supplico, sì? Faccia appello ai vostri sentimenti di marito, di padre. Ma insomma, pensate a quello che mi state chiedendo. Io non sono arrivato all'età di 38 anni. Ma che c'entra l'età? Ma andiamo, 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 andiamo. Oh, siate gentili, su. Mettetevi questo vaso. Ma insomma. Ne ho voglia. Aia, che male, guardate come soffre Giuliano. Mettetevi questo vaso. Mettetevi questo vaso. No, insomma, ascoltate, ascoltate. È un discorso lungo questo. E poi non mi si adatta, ve l'ho detto, io ho la prima misura. Ma se non l'avete mai provato. Ma si vede benissimo, il 54 e questo non è 54. Mettetevi questo vaso. Su. Ecco, me lo sono messo il vaso da notte in testa. Me lo sono messo, siete contente? Ecco che amore, se l'è messo, Leonia, se l'è messo. Come nel sogno, lancia la moda, salve. Ah, che orrore. Chi? Oh, vattene, vattene, sei troppo ridicolo. Io? Oh, insomma, togliti quel coso, finirò col vederti sempre con un vaso da notte in testa. Ah, questa poi è... Su, non stuzzicatela. Oh, ma qui mi si sta prendendo in giro, qui mi sta prendendo in giro. Signora, signora, c'è la levatrice. Mandatela via! Ah, il signore è diventato matto. Ma cosa, mandatela via? Ma fatela entrare invece. Ma certo, fatela entrare invece. Si mi stanno facendo diventare un po' stupido. Prima mi dicono, mettiti il vaso da notte in testa. Poi quando io mi sono messo il vaso da notte in testa, invece di ringraziarmi per l'illuminazione che mi sono imposto. Insomma, levatelo. Non posso vederti con quell'affare in testa. Ah sì? Ebbene no. Voi l'avete voluto? E io lo tengo, mi sono stancato dei vostri capricci. Buongiorno, signore mie. Buongiorno, signore. Vi serve da papalina? No, signora, sono queste donne che hanno le voglie. Io no. Signora, vi presento un marito che si è messo un vaso da notte in testa per soddisfare le voglie di sua moglie. Benissimo, è quello che deve fare un buon marito. Prego, prego, state comodo, non scopritevi. State comodo, non scopritevi. Ah, questa poi, questa poi. Allora, siete voi, signora, la futura mammina, eh? Sì, signora, sì. Credo anche che non dovremmo aspettare molto a giudicare dai dolori che sono sempre più ravvicinati. No, io non credevo che sarebbe accaduto così presto, se penso che mi avete scritto appena ieri per conto del dottore impegnandomi per il mese prossimo. La mia prima visita coincide col parto. Come potevo supporre che sarei stata in anticipo di un mese? Avete fatto qualche imprudenza? No, nessuna, nessuna. Non avete per caso sbagliato i calcoli? Impossibile. Sono sposata da 8 mesi appena. 8 mesi, sì. E prima del matrimonio, niente? Signora! No, io domando così tanto per sapere. E io capisco benissimo. Che male! Bene. Ma cosa bene? Vuol dire che il travaglio procede. Ma sì, vorrei vedere voi. Toglietevelo dalla mente. Oh, mio. Signora, signora, pensate che durerà molto? Così su due piedi, non si può dire. Però dovete cominciare a prepararvi, andate in camera vostra. La mamma vi aiuterà a mettervi a letto. Io verrò a vedervi quando sarete coricata. Aia. E nel frattempo sistemo qua tutte le mie cose. Mamma, andate, signore. Mamma, io ho paura. No, c'è qui la mamma. C'è la mamma, c'è la mamma. Piano, piano. Toglietevi di lì voi. Scusate. Il signore ha suonato? No, ha suonato la signora. Sì, ho suonato io. Avete messo l'acqua a bollire? Sì, ci sono molte bacinelle sul fuoco. Il materiale da medicazione c'è? Sì, è di là. Benissimo, portatelo qua. Toglietevi di lì voi. Ah, scusate. Portate questo in camera mia. A chi vi rivolgete? Alla domestica. Ah, è andata via. Ah, vabbè, glielo dirò quando tornerà. Toglietevi di lì voi. Vengo di qua. Ma insomma, no. Cosa ci state a fare voi qua? Io sarei marito.
Ah, certo. Visto che avevate in testa un vaso da notte. Come, visto che avevo in testa? Tenete. Non so ancora dove mi avete messo per passare la notte. Portate il cappotto e il cappello in camera mia, prego. Io? Sì, certo, voi, e se no chi? E se no chi? Non lo dite, non lo dico. Chi è? Ho portato tutto l'occorrente. Brava, va bene. Mettete tutto... lì. Bene, signore. E ora? E ora sistemate tutto e mettete in una bacinella del sublimato e nell'altra dell'acqua distillata. Qual è il sublimato? È quello della bottiglia gialla. E di questo cosa ne faccio? E cos'è? Cotone. Tenetelo a portata di mano perché fra poco ne avrò bisogno. Fatto! Entrate! Chiedo scusa. Ma non potevate bussare prima di entrare? Pensavo che in sala da pranzo si potesse. Non c'è sala da pranzo che tenga. Avevo il petto e le spalle nude. Ma va! Ma insomma, non mi starete alle costole per sempre voi? No, io pensavo... Rendetevi utile, già che ci siete. Sì. Non mi piace avere della gente fra i piedi quando lavoro. E quindi? Toglietevi di... Bravo! Portate questo in camera mia. Clemenza? No, non Clemenza. Non ho detto Clemenza. Se volevo dire Clemenza, dicevo Clemenza, della domestica, ho bisogno io. Ah, sì. Bene, vado. Bravo. Bene, figlio. Molto bene. Adesso andate a vedere se l'acqua bolle. Quando è pronta ne porterete una bacinella in camera della signora, dobbiamo averne sempre un po', portata di mano. Bene, signora. Bravo. Avanti. Ma siete voi che avete bussato? Sì, perché? Ma non potete... Non ero il caso di bussare, visto che ero già vestita. Io non lo sapevo. Non ho mica guardato dal buco della serratura. Sì, lo sappiamo. Avete altre cose da farmi fare? No, non ho più bisogno di niente. Toglietevi di lì voi. E di me, signora? No, nemmeno di voi. L'acqua sta bollendo. A proposito, a che ora si cena? Ma noi abbiamo già mangiato. Di già? Ma io no, io non ho ancora cenato. Naturalmente sono venuti a chiamarmi mentre stavo mettendomi a tavola. Allora, non c'è niente da mangiare? Perché? Avete fame? Ma non si mangia perché si ha fame. Si mangia perché è venuta l'ora. Sì, qualcosa deve essere rimasto, no? Sì, signore. Quando devo servire? Appena pronto. Ci vorranno, credo, 10 minuti. Non c'è fretta. Ci vorrà molto tempo? Per che cosa? Per... Pardiana, lo sapete, nelle primipare... Le primipare. Non se la sbrigano tanto in fretta. La signora è primipara, vero? No. Ma, insomma, è primipara o pluripara? È vivipara. Vivipara. Certo, naturalmente vivipara, Siamo tutti vivipari. Si capisce, siamo tutti vivipari. No, voi no. Io no, si capisce che io no. Insomma, non so se la signora è primipara oppure no. Non lo è. Benissimo. Così faremo prima. Quanti figli ha avuto? Nessuno. Ma allora è primipara. Se lo dite voi. Poco però. Bene. Adesso possiamo anche andare a visitare la paziente. Sì, se volete... No, voi no. Voi restate qui. Voi. Non voglio nessuno. Nessuno. Quando un parto io, i mariti, gli amanti, non ci devono essere. Gli amanti? Mia moglie non ha amanti. Non ho detto che vostra moglie abbia degli amanti. Ho detto che i mariti e gli amanti non li voglio. Punto e basta. Sì, però gli amanti... Basta! No! Voi restate qui. Oh,
Oh, come noiosa, come noiosa! Se il signore volesse andare ad aprire, io sono occupata con la signora. Ah, ma insomma! Mi scusi, ma apro la porta o porto la bacinella? Alla signora? Non serve, non può entrare nessuno, nemmeno io, quindi... Voi no, ma io sì. Se il signore vuole bussare, ho le mani occupate. Sì, con molto piacere, ma vi renderete conto che... Dove è entrato? Visto? Sono io, la cameriera! Ah, siete voi, entrate! Visto? No, questo poi! Ah, bene, bene! Questo è un complotto. È un complotto in casa mia. Ecco, sto arrivando! È un complotto, sì, questo è un complotto. Entrate, entrate, ma... Ah, ma ce ne mettete di tempo? Mandano me ad aprire! Ah, oh, un diavolo per capello. Davvero, non si può stare tranquilli 5 minuti nella vita. A voi. Grazie. Oh. Parola mia, non capisco il vostro modo di fare. Ma dico! Ah, sì, a voi. Ah, così va meglio, grazie. Me ne stavo tranquillamente al circolo prima di cena a fare la mia solita partita alle carte a 5 Luigi. Ero in vena per di più. Zac, ecco che vengono a scaricarmi l'annuncio sul muso. Che allegria. Naturalmente ho piantato lì. Cosa volete? Sono un uomo che conosce i propri doveri. Però che non si possa stare tranquilli alla fine della giornata. Che lo dite, io sono il primo a rammaricarmene. Già, come se questo potesse... risolvere qualcosa. E allora, posso vedere mia figlia? No, è con la levatrice, che non è precisamente una donna accomodante. Ah, si potrà almeno avere qualche cosa da mangiare con tutte queste storie? Anche non ho voi. Cenato. Se vi accontentate di quello che c'è? Oh, per la fame che ho. Ho perso l'appetito, come potete ben capire. Clemenza, preparate un altro coperto per il signor De Champrinet. Bene, signore. Perché? Perché un altro coperto? C'è gente? Sì. Ah. La levatrice. Ah! Dovrà pranzare con la levatrice. Succede. Ah, divertente. Solo per oggi, eh? Ci mancherebbe. Ma insomma, cosa diavolo avete combinato? Perché deve capitare proprio oggi? Non lo aspettavate tra un mese? Leoni è in anticipo. Ah, sì, un bambino. C'è da stare allegri. Un bambino dopo 8 mesi di matrimonio. Cosa penserà la gente? Non ci crederanno mai. Alzate. Insinueranno che l'anticipo ve lo siete preso voi. Già non si era capito come un De Champrinet potesse dare sua figlia a un to-do. Ora diranno che quest'unione è stata fatta per riparare. Davvero piacevole. Ma insomma, può capitare tutti i giorni che vi sia un anticipo di un mese. Sì, certo che capita, capita, ma non per la gente. Ah, se si dovesse pensare... Sì, ma si dovesse sempre pensare a quello che dice quello o quell'altro, allora... È chiaro che bisogna pensarci. Quadri. Quadri? Alzo e rimando. A tu, ho vinto, mi dovete 5 Luigi. Che cosa vi devo? Io non ho mica giocato. Non avete giocato? No. E finora che cosa avete fatto? Sì, ho giocato, ma non ho giocato 5 Luigi. Oh, questa è bella. Potevate anche dirlo, no? Toccava a voi dirlo. Io gioco sempre 5 Luigi. Se vincevate voi avrei pagato. Forse. Comunque non c'è nessuna ragione che vede 5 Luigi perché ho perso. Ah, questo è troppo. È troppo, sì. Prima che giochi ancora con voi... Anch'io posso benissimo a meno di fare e di stare senza di voi e di stare senza il vostro maledetto gioco delle carte. Ah, e quelle che non si decidono. Ma che cosa stanno combinando là dentro? Ma insomma, posso abbracciare mia figlia? Ma guarda che disastro avete combinato. È così, non soltanto mi mandate peggio per voi se non veniste sempre fra i piedi. Ma sono tutti inzuppato. Imparerete a guardare dal buco della serratura, tutti e due. Il buco della serratura? Se non abbiamo l'abitudine di guardare dal buco della serratura. A me la raccontate. Dovrò andarmi a cambiare adesso. Sì, allora rendetevi utili una volta tanto. È già che andate di là, portate questa bacinella in cucina. Io? Andate. Che impiastro. Sentite, signora, io vorrei vedere mia figlia. Ah, sì, Dovete aspettare, perché in questo momento non ha bisogno di estranei. Ma come estranei? Io, suo padre, sarei un estraneo, secondo voi? Siete estraneo al parto. Ah, beh, quanto a questo, sì. Fra poco vi darò il permesso di entrare, ma giusto il tempo di entrare e uscire, Nel frattempo andrò a dire alla vostra signora che siete qui, se mai le frullasse di vedervi. Toglietevi di lì. Ah, non siete davvero molto garbata. Garbata. Non sono una cocotte io, Se volete saperlo. Ho finito l'età di fare le sbancerie agli uomini. Ma scusate, io non vi ho chiesto di fare sbancerie. Le fate bene.
perché sono seria io. Sul lavoro. Negli intervalli posso anche divertirmi. Ah, terrò presente. Vi mando la signora. Ah, sì, sì, d'accordo. Non sono una cocotte io. E non credo bene che tu non sia una cocotte. Ah, quanta pazienza occorre con questi borghesucci e queste popolane. Quanta pazienza. Fuori. Hai il re. Tocca a lui giocare. Come, sei solo? Sì, tu due è andato a cambiarsi i pantaloni. Oh, che bravo, pensa ad agghindarsi quando sua moglie sta per avere un figlio. Ha pensato bene di farsi innaffiare dalla levatrice. A proposito, come va? Chi, la levatrice? Ma no, Leonia, cosa vuoi che mi importi della levatrice? Beh, le cose seguono il loro corso. Oh, ci mancava anche questa. È un'ora che sono furioso e non mi è ancora passato. Un figlio, dopo 8 mesi di matrimonio. Sì, è molto seccante. Ecco, lo vedi il tuo to-do? Lo vedi quello che combina il tuo to-do? Il mio to-do non è il mio to-do. Ah, sei tu che hai favorito questo matrimonio. Io ero contrario. Ah, tu non avresti voluto nessun marito. To-do o un altro, lo detestavi prima ancora di conoscerlo. Ah, se penso che hai soltanto una figlia, che per tirarla su sacrifichi tutto, che per non turbare la sua mente eviti di dire una parola un po' forte, di fare un gesto azzardato e tracchete. Dall'oggi al domani salta fuori un individuo che non conosci e il gioco è fatto. Si porta via tua figlia e va a letto con lei e noi lo sappiamo e possiamo soltanto dire così sia. Eh? Non ti sembra disgustoso tutto ciò? E cosa vuoi? È il matrimonio. Ah, il tuo to-do, il tuo to-do. Ma a te piace quell'uomo? Oddio, è pur sempre un piccolo industriale. Oh, per carità. E io non l'avrei mai sposato. Non ha mai chiesto la tua mano, per la verità. Non ne sarebbe stato capace. E insomma, fa felice tua figlia. Ah, questo è da vedersi. È comunque molto gentile, possiamo anche riconoscerlo ora che non c'è. Si piega con compiacenza a tutte le fantasie di sua moglie, anche poco fa. L'ho potuto constatare, Leone ha avuto una voglia, una di quelle voglie da donna incinta. E lui l'è soddisfatta. Beh, dico, ha fatto soltanto il suo dovere. Ah, sì, ma era un caso particolare, sai? Leone ha voluto assolutamente che lui si mettesse in testa un vaso da notte. E lo ha messo? Lo ha messo. Ah, magnifico! Mio genero con un vaso da notte in testa. Mi manda in estasi, guarda. Ah, ah, siete qui voi. Mi sono dovuto cambiare da cima a fondo per via di quell'accidente. La che... signora vuole vedere il suo papà. Ah. E la sua mamma. Ah, bene, benissimo. Ah, ma non per molto, sapete? Non per molto. Ma sì, sì, d'accordo. Ecco il tuo papà. E allora, mia cara, come va? Come va? Ci vorrà ancora molto tempo? Oh, siamo sul franco. Ah, siamo sul franco. E quando dico franco, esagero. Ah. Ah, siamo piuttosto fra il mezzo franco e il franco. Sì, insomma, siamo sui 15 soldi. Come 15 soldi? Come? Ma 15 soldi sono dei quattrini, non sono mica una misura. Parlo della dilatazione. Ah, la dilatazione. Non è una cosa grave. Oh, no, certo che non è grave. Però il parto non è imminente. Ah, ecco. Ma non è che si annunci male. No, no, no. Per quanto ci sono delle cose che non riesco a spiegarmi. Ah. Ho palpato la gestante, ma non sono riuscita a trovare dei punti precisi. Ah, 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 allora? Può darsi che ci sia un po' di dramios. Ah, dramios, non mi meraviglierei, quello c'è dappertutto. Nella vostra famiglia, non quella di vostra moglie, sì? Ci sono stati dei casi di parti gemellari? No, no, mai, mai, questo mai. Che cosa potrebbe derivare? Come che cosa? Due gemelli, no? Ah, due gemelli. Due gemelli? Due corredi, due culle, lo dicevo così perché senza lo stetoscopio. Oh. Sapete se è stata visitata con lo stetoscopio? Lo stetoscopio? No, no, con quello no. Quello che so è che però stamattina ha fatto il bagno. E questo che cosa c'entra? Sarebbe come se mi chiedessi
Avete un raffreddore di testa? E voi mi rispondeste no, però uso bretelle americane. No, mi pare una cosa stupida. Sì, è molto stupida, chiedo scusa. Vi ho chiesto se è stata visitata con lo stetoscopio perché in base ai battiti del cuore avremmo potuto avere qualche indicazione. Ah, sì. Può anche darsi che si tratti di una sacroiliaca posteriore sinistra con podice incompleto, varietà. Natiche. Oh, varietà natiche! Dio mio, sì. Varietà natiche è una cosa buona. Preferirei un vertice. Un vertice, ah, oh, un vertice, si capisce che un occipito iliaca, destra o sinistra, anteriore o posteriore. No! Ma l'altro giorno una cliente, per esempio, non va a farmi una mola ai datiformi? Non ci credo, vado via, non ci credo. Ma sì, il grappolo, sapete? Ah, so, il grappolo. Io sono sicura che un caso come quello voi non l'avete mai incontrato. Come questo? No, come questo no. Sì, d'accordo, io non avrò mai incontrato la mola ai datiformi. Ma il caso che ho incontrato io non so se voi lo conoscete. Lo conoscerò senz'altro. Ah, sì? È un caso di mistambulocolite. Che cosa? Mistambulocolite, sai? Ah, mistambulocolite! Capita! Ah, perché l'avete visto? Sì, a volte. Ah, ma... ah, eccovi! Avevo detto entrare e uscire. Non siete una persona seria? No. Ah, ma sì, d'accordo. Sentite, la povera piccina l'ho vista. È coraggiosa. Ne avrà ancora per molto? Chi lo sa. Sul franco. Cosa vuol dire? Mi fa piacere. Chiedetelo alla signora, che cosa vuol dire essere sul franco. No, chi è stato dei due? Chi è stato dei due? Signora levatrice, per favore, volete venire? Che cosa succede? Non lo so, dovete vedere voi, non ci capisco. Vabbè, niente. Ma cos'è successo? Niente, io sono il marito, vorrei... Lo vedrà la levatrice. E allora? Allora cosa? Chi allatterà il bambino? Ah, non pretenderete che allatti il bambino io adesso? Lo allatterà la madre, no? Sua madre? Avete la pretesa che mia figlia allatti? Certo, è una cosa che si usa molto tra donne. Fra quelle del popolo, sì, ma fra quelle della nostra condizione. Non vi ho dato mia figlia perché fosse trasformata in una botte o convertita in un rubinetto, una des champrinées. Mi scusi? Sì. Una to-do. Pavoneggiatevi, sì, pavoneggiatevi. Una to-do chic, non c'è che dire. È tutto questo per risparmiare, per non prendere una baglia o adottare il poppatoio. Con il poppatoio si creano dei deficienti. Oh, grazie tante. Sono stato allevato con il poppatoio, io. Ah sì, non l'avrei mai detto. Vecchio conte spiantato che di nobile ha solo il nome. Cosa avete detto? Ho detto vecchio... Che accade? Cerco la cameriera. No. Clemenza! Clemenza! Portate una borsa d'acqua calda in camera della signora, presto! Signora Vergogna, vedo tutto indaffarata, che cosa è successo? Se è successo qualcosa di nuovo, sì. Sicuro che è successo qualcosa di nuovo. Ah, inutile aspettare ancora. Ci siamo! È nato allora. Allora che cos'è? Maschio! Femmina! Né maschio né femmina, ma allora che cos'è? Niente di niente! Niente! Come niente di niente? Gravidanza isterica! Gravidanza isterica! E che cos'è? Una cosa che capita! Dovete ricominciare tutto da capo, carino! Avete fatto cilecca! Cilecca? Che cosa vuol dire ho fatto cilecca? Ah, ci sapete fare voi! Felicitazioni! Quando vi riproducete voi, guardate cosa salta fuori! Un pesce d'aprile! Un pesce... Ah! Mi rifarò! Per Dio, se mi rifarò! Ma cosa volete rifarvi? Signore! Andate, dormite! Ecco quest'altro adesso! Ecco. Una gravidanza! Ecco, lo vedi tu, tu? Ecco quello che combina il tuo to-do. No, ma insomma... te lo dicevo che dovevamo scegliere nel nostro mondo il genero. Ma alla fine mi avete stancato. Il nostro mondo è il vostro mondo. Dopo tutta vostra figlia essere isterica e non io. Calma, meno rumore, eh. E insomma volete stare zitta voi? Ma insomma, ci sono dei malati. Che mo... Poco fa mi avete fatto una scenata perché dovevo avere un figlio. Adesso me ne fate un'altra perché non ce l'ho. Insomma, voi sapete quello che volete alla fine. Cosa? Tacete, signore, siete assolutamente ridicolo. Ebbene sì, io sono ridicolo, ma va bene così. Del resto non mi meraviglio. Un individuo che accetta di mettersi in testa un vaso da notte. Che cosa, un vaso? Ma proprio così. Ma sarà meglio che io me ne vada. Sì, signore, prego. Ecco il
vostro cappello. Ah, questo è il mio cappello, è il mio cappello, è il mio cappello. No, aspettate, mettetelo. Aspettate. Mi piacerebbe di poter dire di avermi visto con quell'affare in testa. Ma davvero? Siete soltanto il primo uomo che si sia mai visto con un bardo da notte in testa. Siete proprio sicuro? Sì, ci puoi credere. Benissimo, e voi potrete dire di essere stato il secondo. Vi lasceranno in pace alla fine, no? Dovrebbe esserci. No. Allora, isole away, away, away. Uffa, avanti! Away, away, away. Oh, 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 oh. Way, way, way. Oh, 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 oh. Way, way. Oh, 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 way, way, way. Oh, 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 way, way. Oh, che cosa volete? La signora chiede del signore. Benissimo, la signora sa dove trovarmi, no? La signora è in questo momento occupata nel bagno, non può disturbarsi. Anch'io sono occupato e non posso disturbarmi, sto lavorando. Bene, signore. Ma insomma, che cosa vuole da me? Non lo so, signore. Andate a domandarglielo, no? Andate, andate, andate! Vado, vado! Ah, Clemenza, voi per caso non sapete dove sono le OA? Cosa? Le OA, non sapete dove sono? Le OA? Ah. No. No, e poi non sono io che riordino qui dentro la signora. Cosa, cosa? Non sono io che riordino? No. Le Uai sono delle isole, razza d'ignorante. Terra circondata da acqua. Terra circondata da acqua? Sì, una terra circondata dall'acqua come si chiama? Fango? Ma no, non fango. Fango quando non c'è molta terra e non c'è molta acqua. Ma quando c'è molta terra e c'è molta acqua si chiama isola. Ah. Appunto, le Uai sono questo, isole. Di conseguenza non si possono trovare nell'appartamento, giusto? No, no, sono fuori. Sì, certo, sono fuori. Comunque io non li ho visti. Sì, sì, va bene, potete andare. Esco così poco. Sì, d'accordo, senza... andate, andate, andate. Vado, dalla vado, signora. Vado. Oh, non lo è straordinario. Trovo ottosità, ottuso, ovale. Sì, ma di Owe neanche l'ombra. Se ci fosse dovrebbe essere qui, tra ottuso e ovaia. Ma non si trova niente in questo dizionario. Questo bambino è la mia disperazione. Mi facete domande, ieri la storia, oggi la geografia. Già ha cominciato a farci disperare ancora prima di nascere, sì. 8 anni fa ci ha messo tutti in allarme, poi all'improvviso, niente. L'anno dopo, quando nessuno se l'aspettava, tracchete, non ci fa lo scherzo contrario. Essere padre è un inferno. E allora? Ecco. Non puoi disturbarti. Perché devo essere io a disturbarmi, non tu? Ah, giusto, giusto. Sono la moglie. Non è questo, è che sto lavorando, non vedi? Ah, stai lavorando? No, sono occupato, ecco tu. Ah, sei occupato? Sì. Occupato. Meraviglioso. Insomma, io sono... Ah! Cosa fai? Mi porti qui il tuo secchio adesso? Dove il mio secchio? Come il mio secchio? Quello, quello. Ma questa qui non è niente, la mia acqua sporca. E che cosa me ne faccio della tua acqua sporca? Non è mica per te, la devo buttare. Qui? Ma no, non qui, non dire stupidaggini. E allora per quale motivo l'hai portata qui? Ma per niente. Perché avevo il secchio in mano e dovevo andare a vuotarlo quando Clemenza è venuta a portarmi la tua gentile risposta. Allora per non fare... E non potevi lasciarlo fuori dalla porta? Oh, ma sei noioso, eh? Se ti dà tanto fastidio, potevi venire tu di là quando t'ho chiamato. Oh. Ma invece no, il signore era occupato a fare cosa, mi chiedo. A fare cosa? Sto cercando isole away sul dizionario. Isole away? Eh. Sei matto? Che hai intenzione di andarci? Ma figurati se voglio andare alle away. E allora che ti importa? È per Achille, tuo figlio. Sono i problemi di geografia che la signorina gli dà da risolvere, sì. Ma io dove siano le UAI proprio non lo so. Non c'è la voce UAI sul dizionario? No. Oh, c'è uscita. Vediamo un po'. Sì, sì, guarda, guarda. No, veramente, dovresti dire alla signorina di non mettere in testa al bambino delle cose che gli stessi adulti non sanno e che poi non si trovano nemmeno sul dizionario. Cosa? E tu cerchi le UAI sotto la O. Perché? Sotto la O, le UAI. Ci credo che non trovi niente. Ah, non sono sotto l'O, e dove allora? E mi chiede se sono sotto la O. Dove allora? Ah, sono sotto la A. Ah. Perbacco. È inglese, sai, si pronuncia away, ma si scrive avai. Mm-hmm. Dunque, avallo, avallare, avambraccio, autunno, autunnale, a, a, a. Oh. Cosa?
Non ci sono. Mi fa piacere. Tu vuoi sempre saperne una più degli altri, eh? No, è curioso, dovrebbe essere fra Ava e Avallo. Ma Ava. Se ti dico che non si trova niente in quel dizionario, si trovano solo le parole che non ci servono. Curioso. Comunque vedo che la porcellanaia può benissimo fare il paio con il porcellanaio. In ogni caso io ho cercato sotto la A. Ed è molto più logico che sotto la O. Ma si capisce? Molto più logico sotto certo. la A. E allora perché non sotto la H? Sotto la H, sotto la H. Cosa vuol dire sotto la H? Sotto la H vuol dire. Sotto la H. Hawaii. Però, in effetti, H è inglese. Aspetta. Ma cosa H. Harem. Hashish. Hawaii. Ma sì, ecco. Hawaii. Trovato. Hai trovato? Oh, per dirci. In pieno Hawaii, isole della Polinesia nell'Oceano Pacifico. Ecco, vedi lì. Poi ancora Hawaii. Nome dell'isola più grande dell'arcipelago omonimo. Oh, omonimo. E dire che abbiamo cercato sotto la O e sotto la A. Avremmo potuto cercare un bel pezzo, no? E per forza, erano sotto la H. Che cosa ti dicevo io? Come cosa mi dicevi? Sì, non sono stato forse io a dire perché non sotto la H. No. Scusa, tu l'hai detto, d'accordo. Però l'hai detto ironicamente. Ma cosa ironicamente? Sicuro, per prendermi in giro. E poi allora io all'improvviso ho avuto la visione della parola. Che cosa hai avuto tu? La visione della parola. Ah, tu hai avuto la visione della parola? Questa è bella, la falsità delle donne. Io ho detto perché non sotto l'acca. Tu hai preso la palla al balzo e detto certo sì perché non sotto l'acca. E questo lo chiami avere la visione della parola? Comodo. No, questa è grossa, eh. Quando sono io che ho preso il dizionario, quando sono io che l'ho consultato. Sotto la A. Sotto la A prima, come te in precedenza sotto la O, ma dopo sotto la H. Perché? Perché te l'avevo detto io. Oh, insomma, la scoperta l'ho fatta io, punto e basta. Sì, va bene, l'hai fatta tu, punto e basta, dai. Sotto la H. Vai a vestirti, adesso vai a vestirti, sono quasi le 11 e vai ancora in giro conciata come una serva. Sì, cambia discorso. Guardati, la vestaglia sudicia, i bigodini sulla testa, le calze che ti cascano sui calcagni. E dove vuoi che caschino le calze? Sui tuoi di calcagni? Su nessun calcagno. Ecco, le ho tirate su. Ah, se credi che non ti caschino di nuovo? Ma insomma, perché non le fissi? Dove? Non ho le giarrettiere. Mettiti le giarrettiere. E dove vuoi che le agganci? Non ho il busto. Mettiti il busto, perdinci! Oddio, quanto sei noioso! No, dillo, vuoi che mi metta in abito da sera per fare le pulizie in bagno? Per tutti i diavoli, chi ti dice di fare le pulizie in bagno? Come se tu non avessi personale di servizio! Hai la domestica, che diamine! Ma certo, guarda qua. Preferiresti che io facessi come certe signore che conosco, eh? Che passano tutto il loro tempo ad agghindarsi, a sperperare. Oh, no, eh no, sì, no. Sempre fuori, al Bois de Boulogne, alle corse, ai grandi magazzini. No, lascia stare. Sì, sì, stare, a pattinare il pomeriggio, stare. A pattinare la mattina. Ma insomma, Leonia. Certo, bello scopo nella vita. Vuoi lasciare stare, sì o no? Ma che cosa? Le carte, porco di un cane, nessuno ti ha chiesto di metterle a posto. Io non posso vedere un tavolo in disordine. Benissimo, allora non guardarlo. Sono stata educata all'ordine, io. Sì. Nella mia famiglia... Sì, d'accordo, la tua famiglia è molto interessante questo, però sono quasi le 11. Vai a vestirti. Ti devo parlare. Oh. E porta via il tuo secchio! Ti devo parlare di una cosa importante. Più tardi. No, non più tardi, adesso! Oh, tu devi sapere che sei solo venuta di qua. Senti, sono quasi le 11. Non è ancora incominciato a vestirti. Abbiamo gli shuyu a pranzo. Gli shuyu. Me ne infischio degli shuyu. E io invece no. Ah, no? Shuyu è una persona sulla quale io faccio molto affidamento. Ah, sì? Può darsi. Mi dispiace. Aspetterà. Si tratta di Achille. E fra Achille e shuyu non c'è da esitare, credo. Achille. Cosa Achille? Ah, no. No, dimmi che preferisci shuyu. Ma niente affatto. Io non metto shuyu e Achille sullo stesso piano. Sta di fatto però che quando arriva della gente che conta, ci si dà da fare. Questo non significa che si preferisce questa gente alla propria famiglia. No, non significa questo. Ah, shuyu dovrebbe essere qui un po' prima di pranzo per conferire con me su un grosso affare che ho in vista. Vabbè, conferite. A me cosa mi importa?
Ma può arrivare da un momento all'altro e non puoi farti trovare così, con i bigodini sulla testa, la vestaglia sudicia, il secchio sulle ginocchia e le calze che ti cascano sui calcagni. Quanto mi secchi con queste calze! No, dillo, perché la signora Shuyu quando si alza è in abito da sera? Io non so com'è la signora Shuyu quando si alza. Comunque la maniera in cui ti presenti non è adatta a ricevere persone che vengono a pranzo da noi per la prima volta. E beh, tu sei in finanziera. Una cosa compensa l'altra. Io sono corretto, io. Che cosa cerchi? Che cosa cerchi? I tuoi elastici. I miei elastici? Perché? Perché? Così mi lascerai in pace con le mie calze. Ma non sono gli elastici per le mie pratiche, non sono delle giarrettiere. Non sono delle giarrettiere se io non le faccio delle giarrettiere. Dal momento che ne faccio delle giarrettiere, diventano delle giarrettiere. Oh, tutto questo disordine. Lui è corretto. No, dimmi un po' se non è grottesco. Mettersi in finanziera alle 11 del mattino. Per il signor Shuyu, quel cornuto. Che cosa hai detto? Che cosa vuol dire quel cornuto? Che cosa ne sai tu? Io niente, me l'hai detto tu. Io? Oh, tu, certo. Non me lo sono mica sognato, vero? Shuyu non lo conosco. Non fa parte dei miei amici, quindi che ragione avrei di parlarne male? Oh, Shuyu cornuto, Shuyu cornuto. Non so se si possa dire. Beh, bisogna pensare di sì, dal momento che l'hai detto. Te l'ho detto, te l'ho detto. Te l'ho detto quando non avevo bisogno di lui. Adesso che ho bisogno di lui... Non lo è più. No, sì, insomma, noi non dobbiamo saperlo. Non lo riceviamo in quanto tale. Oh, niente da dire. E c'ho io una persona che in questo momento può essermi molto utile. Davvero? E per che cosa? Per che cosa? Per un grosso affare che ho in vista. Ah, sì. Certo diventi di vedute larghe quando sono in ballo i tuoi interessi, tu, Ma insomma, ti dà noia che sia cornuto. Per carità! Allora. Può esserlo anche 10 volte di più. Quello che mi dà fastidio è che tu mi porti a pranzo anche la moglie. Questo sì. Non potevo invitare lui e la moglie, no. Dai, sono cose che non si fanno. Oh no, è il cugino. Il suo amante, Orazio Truchet. Eri costretto ad invitare anche l'amante? Certo, è la Prazzi. Vengono sempre invitati assieme, è la Prazzi. Oh, meraviglioso. Quindi noi qui ce l'abbiamo tutti e tre. Adulterio al completo. Morale. Bella concezione della vita che hai. Beh, del resto. È un'ora che tento di parlare di Achille, di intrattenerti sulla sua salute. Oh, non c'è verso di infilare una parola. Appena apro bocca e dico Achille, tu mi rispondi Shuyu, 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 sempre Shuyu. Avanti, avanti. Che cosa devi dirmi? Avanti. Ti devo parlare. Benissimo, parla. Posso? Ah, certo che puoi. Sono molto preoccupata. Ah. Sono scontenta di Totò. Ah sì? Che cosa ha fatto? Stamattina non è andato. Non è andato? No. Non è andato dove? Come dove? Dove? Da nessuna parte. Non è andato. Punto e basta. È chiaro, mi sembra. Ah, non è andato. Ecco, sì. Abbiamo tentato. In 4 riprese diverse, nessun risultato. Ah sì, una volta, ma roba da niente, Grosso così. Ah! Oh. E duro. Stitichezza. Stitichezza? Sì, stitichezza. Allora cosa vuoi che faccia? Come cosa voglio che faccia? Non pretenderai che vada io al suo posto, no? Oh, è evidente che tu non puoi andare al posto suo. Ma il fatto che tu non possa andare al posto di un altro non è una buona ragione per lasciarlo crepare. Ma veramente, sei di un'indifferenza. Insomma, non pretenderai che io mi metta a piangere perché il piccolo è un po' stitico, no? E perché no? Con la stitichezza non si scherza. Mio Dio, basta dargli una purga. No, grazie tante. E allora purgalo! Grazie, non chiedo il tuo permesso. Ma sarà un dramma. No, no, senti, non facciamola troppo lunga. Si è deciso di dare la purga ad Achille. Benissimo, vai a dare la purga ad Achille. Sì, sarà una tragedia. No, no, non sarà una... Senti, lasciami solo un momento. Devo riordinare le idee prima che arrivi Shuyu. E io devo convincerlo, vai a vestirti. Io devo convincerlo. Oh, povero piccino. Guarda, se io adesso penso che devo andare di là e dargli la purga. Guardami. Guarda. Sto male in anticipo. Sì, ma vai a vestirti, Vai a vestirti. Leonia! Leonia! Cosa? Porta via il tuo secchio. Ne ho abbastanza di averlo sotto gli occhi. Il secchio! Shuyu, il secchio, Shuyu! Oh, non ti si sente dire altro! Insomma, questo non è il posto più adatto per portare in giro dei secchi da toilette! Però hai un bel coraggio, Mm? No, mi fai una scenata per un secchio. E tu vai in giro con un vaso da notte. Un vaso da notte?
Un vaso da notte. Ah, perché tu osi paragonare questo al tuo secchio. Ma il tuo secchio è soltanto il tuo secchio, vale a dire un oggetto basso, meschino, che non si ostenta, che si nasconde, mentre questo è... Questo è... È un vaso da notte, vale a dire un oggetto vile che non si ostenta, che si nasconde. Prendimi in giro, sì, prendimi in giro. Verrà il momento in cui la smetterai di scherzare. Quando io ne ricaverò 300.000 franchi di rendita. 300.000 franchi di rendita? Da quei cosi lì? Ma se li vendi da una vita? Le cose stanno cambiando, mia cara, e se Dio vuole, e se lo vuole il signor Xu Yu, l'affare si farà. Cosa? Cos'è questa storia? No, non è affatto una storia. Non te ne ho parlato prima perché volevo riservarti una sorpresa nel caso fossi riuscito a concludere l'affare, ma visto che siamo arrivati a questo punto, sarà bene che io ti dica tutto. E io ti dico tutto. Allora, devi sapere che il governo ha deciso che ogni soldato dell'esercito francese debba avere il suo vaso da notte. No! Personale con il numero di matricola. Chissà quanti ce ne vorranno. Conseguenza, prossimo appalto delle nuove forniture militari. Io, in quanto fabbricante di porcellane, ho deciso di concorrere. Ed è qui che Xu Yu entra in gioco. Perché? Xu Yu è il presidente della commissione d'esame incaricata dal governo di scegliere il modello tipo che verrà imposto al fabbricante che avrà vinto l'appalto, no? Ah. Capisci adesso perché dobbiamo tenercelo buono? No. Ho il brevetto della porcellana infrangibile, ah, no? Ah, sì. Se per influenza di Xu Yu la commissione adotta la porcellana infrangibile, ci siamo. Ah. L'affare nel sacco e la mia fortuna è fatta. Ah. Perciò non mandarmi a monte l'affare, eh? E quando Xu Yu sarà qui, sii gentile, sii educata. E dico, si è educata. Non ho l'abitudine ad essere maleducata, io. So stare al mondo, io. Ah, nessuno lo mette in dubbio. Allora siamo d'accordo? Vai a dare la purga delle e vestiti, eh? Oh, e porta via anche il tuo secchio, vuoi? Oh, suonano. Questo è senz'altro Xu Yu. Presto, vai, se lo fanno entrare. Via. Mi vedrebbe. Appunto. Vai a vestirti. Un attimo, clemenza. Non siamo pronti. Clemenza! Signore? Ma chi ha suonato? Ah, una donna voleva farsi strappare un dente dal signore. Da me? E che affare mio questo? Bisogna mandarla dal dentista, no? Già fatto, è salita al piano di sopra. Ah, la solita storia. Sbagliano sempre piano. Che cosa? Il signore lo sa, sì. Cosa sì? Che ha il vaso da notte in mano. Ah, sì, lo so. E allora, grazie. Oh, scusate, credevo una distrazione. E poi questo non è un vaso da notte? No. Oh. Questo è un articolo di equipaggiamento militare. Guarda la borchia. Curioso, come assomiglia ad un vaso da notte. Potete andare. Se durante il tempo di pace l'esercito francese conta all'incirca 300.000 uomini, un vaso da notte a uomo, se un vaso da notte costa... Un vaso da notte a uomo, se il vaso da notte costa... Se un vaso da notte costa... Giuliano! Giuliano, vieni un po' qua! Non ho tempo, sto facendo dei conti, lasciami in pace! No, Giuliano, ti dico di venire! C'è Achille che non vuole prendere la purga. E va bene costringere, hai sufficiente autorità, mi pare. Cosa fai? Mi riporti qui il tuo secchio adesso. Ah, questo, non ho avuto il tempo di vuotarlo. Guarda, c'è Achille, Cristo. Basta. Ma vado, e gli porti che? Ne ho abbastanza di averlo sotto gli occhi. Portalo via, fallo sparire. Che? Fallo sparire. Non sono mica la tua domestica, sai. No. Oh, come io l'ho portato qui, tu lo porti di là, to. Ma è l'acqua sporca del tuo bagno, non del mio. È vero, e io te la regalo. Così non farai più tante storie. Leonia, porta via questa roba. Te la regalo la mia acqua sporca, te la regalo. Leonia, vuoi portarla via sì o no? Leonia! Te la regalo, il signor Xu Yu. Insomma, vuoi portarla via? Buongiorno, caro signor Tudu. Ma non rompetemi le... Buongiorno, signor Xu Yu. Già qui? Sono arrivato troppo presto? No! Stavo parlando con la signora Tudu. Chi è la signora Tudu? Mia moglie. E allora non l'ho sentito suonare. Eppure io ho suonato, mi hanno anche aperto.
Non ho ancora il dono di passare attraverso i muri. Oh, buona! Se volete mettervi in libertà. Ah, grazie mille, sì, molto gentile. E tenete. Grazie. Date, tenete, tenete, non tenete, non tenete e non guardate. Adesso vi spiego, vi spiego. Poco fa è entrata qui mia moglie, sì, è distrattamente. Clemenza, Clemenza, venite subito qui. Sono mortificato, veramente mortificato. Proprio oggi, in quell'onore. Me ne prego, di... me ne prego. No, dico quello che penso, signor Sciuglio. Io dico quello che penso. Ah, sì, sì, siete troppo gentile. Oh, il signore ha suonato. Portate via questa roba. Oh, cosa ci fa questo qui? L'ha portato lei? Ma non che lei? È il secchio della signora, l'ha dimenticato qui per errore. Chissà quanto l'avrà cercato la signora. Appunto, portatelo allora alla signora, no? Ah, e dite alla signora che è arrivato il signor Sciuglio. Bene, signore. Vi prego, non disturbate la signora. Ah, ci mancherebbe. Se non le faccio un po' fretta, sa, le donne non sono mai pronte. Ah, beh, non posso dire la stessa cosa della mia, eh? Ecco. Esce tutte le mattine di buon'ora. Le hanno consigliato il footing. Il footing? Sì, sapete, quelle camminate di buon passo. Io, a causa dei miei impegni di lavoro, non la posso accompagnare, e allora lei si è rivolta al cugino. E lo fanno insieme? Il footing? Sì. Ah sì, me l'avevano detto. Ah, e a me fa molto comodo, eh? Non si esce dalla famiglia. Esatto, non si esce dalla famiglia. E poi io non mi stanco. Ah, vedo che ci si occupa del nostro affare, eh? Ah, sì, era qui. Il vaso da notte. L'avete riconosciuto, eh? Beh. Ah, questo non sembra male, eh? Ben fatto. Ah, per essere ben fatto è ben fatto, sì. Dunque, è porcellana infrangibile? Infrangibile, esattamente. Ecco, vedete? No, io vi chiedo questo perché è il punto che ha attirato la nostra attenzione, mia e del sottosegretario di Stato. Sì, davvero? Sì, in quanto noi, la porcellana comune, dopo un'attenta riflessione... Non la vogliamo. Sono perfettamente d'accordo. Beh, al minimo urto e si rompe, no? Subito. Vorrebbe dire sperperare i denari dello Stato. No? No? Non so se mi sono spiegato. Assolutamente. Mentre questa invece, ma provate a prenderla in mano, perché siete competenti. No, beh, non più di tanto, signor Tudur. Sentite la leggerezza. Ah, sì, in effetti, è curioso, eh? Non pesa il suo peso. È come agevole alla mano. Ecco, lo si può spostare tranquillamente davanti e di dietro, e volendo anche di dietro davanti. Naturalmente non li facciamo bianchi a colori. Ecco. Se lo desiderate, per l'esercito, a righe, come le garitte. Sì, con i colori fosforescenti qui nella No, io penso che sarebbe troppo pretenzioso, no? Anch'io sono di questo avviso. Sarebbe un inutile aumento di spesa. Beh, questo è da vedersi, no? No? Dico, è da vedersi, no? Ci hanno presentato anche dei vasi di lamiera smaltata. Non sono male neanche quelli, eh? No, la lamiera smaltata, no! Perché no? Perché? Io non parlo per il mio interesse. Ecco, l'interesse lo prendo e lo metto da parte. Lì, chi lo vede? Ma la lamiera smaltata, signor Sciuglio... Senti, puzza. Puzza subito. E non è adatta come la porcellana, come questa. Evidentemente c'è il pro e il contro. Il contro? Il pro e il contro. Ma no, non sono adatti come la porcellana. No, quelli non sono adatti. L'unico difetto è la fragilità, sì, anzi era l'unico difetto. Perché noi siamo riusciti a ovviare anche a questo inconveniente. Del resto lo potrete constatare voi stessi, vedrete la solidità. No, qui no, perché vicino si rompe subito. Là che ci sono le piastrelle. Eccola. No, non andate là. E voi restate lì però, Guardate là. Ecco, io vado a lanciare il vaso. Vedrete la solidità. 1, 2 e 3. Hop! La! Si è rotto? Eh? No, dico, si è rotto. Si è rotto? Ah sì, questo si è rotto tutto proprio. Non capisco, è la prima volta che succede. Beh, forse c'era una crepa. Ah, può darsi. Però a me questo...
questa esperienza non dispiace. Mm-hmm. Ti vedo già curioso, come non dispiace? Non mi dispiace, no, perché conferma appunto che, come dice il proverbio, l'eccezione conferma la regola. Mm-hmm. Ah, perché non si rompe mai. Mai? Mai! Ah. Almeno forse una volta su mille. Ah, ecco, una volta su mille. Ma forse esagero. Mm-hmm. Vedrete voi stesso. Ecco, io vado qui a prelevare il secondo campione. Noi possiamo gettarlo e rigettarlo. No, non tenete conto del primo, dipendeva dalla cattiva cottura. Certo, era un pezzo mal cotto. Bravo, è così era. Vedrete, guardate di là. Uno, due e... Ma perché non lo lanciate voi? Io? Certo, così vi renderete conto meglio, no? Forza! Certo, sì, vediamo un po'. Forza, Zenshuyu, verso le piastrelle. Uno, due... No, perché vi siete fermato? Forza! Veramente, è la prima volta che mi capita di giocare al bowling con un vaso da notte. Ma non abbiate paura, ve l'ho detto, una volta su mille... Già, una volta su mille. Uno, due e tre. Oh! Là! Si è rotto. Come? Si è rotto. Ah, si è rotto. Due su mille, esatto. Venite qui un momento, vi devo parlare. C'è qualcosa che non funziona. Forse dipende dal modo in cui si getta l'orinale. Io so che quando lo getta il mio capo operaio, mai e poi mai. Mai? Mai. Interessantissimo. Ah, vero? Ecco, a questo punto voi vi siete potuto rendere conto della differenza che esiste tra la porcellana, quella lì frangibile... E quella infrangibile! Esatto! Sì, ma questo non è abbastanza definitivo per rendere definitivo invece il vostro convincimento... Ma sì! Io mi rendo conto benissimo, come no. Sono gli stessi vasi, no? Uh-huh. Solo che invece di rompersi, non si rompono. Così! Avete capito bene! Interessantissimo! Giuliano, ti prego, vieni con quel bambino, io non riesco a raccapezzarmi, non ne vengo a capo, io gli parlo stai perdendo la testa, guardati, è il modo di entrare questo, è il signor Shuyu. Me ne infischio del signor Shuyu. No, è il signor Shuyu, mia moglie. Signora? Buongiorno, signore, dovete scusarmi se mi presento in questo modo. Oh, per carità, signora, una donna graziosa si presenta sempre bene. È troppo gentile, troppo gentile. Ti prego, vieni, con quel bambino non ne vengo a capo, appena gli parlo di purga. Sì, va bene, d'accordo, hai perfettamente ragione, ma ho altro da fare, non posso occuparmi della purga di tuo figlio. Oh, ma lo vedete, signore? Che razza di padre! Sì, vedo. Sì, vai a vestirti. Vedo. Vai a vestirti. Questo significa non avere il minimo senso della propria dignità. Se credi che in questi momenti io abbia voglia di pensare a come sono vestita... Il vostro bambino non sta bene, signora? No, signore, no. No, non ha niente, signor Shuyu, non ha niente. Insomma, stamattina non è andato. Ah! È un po' pigro d'intestino. E per lui questo non è niente, si capisce? Non è lui il malato? Ma insomma, basta dargli una purga, no? No, è evidente, dagliela tu se ci riesci. È per questo che ti dico di venire di là. Ma non c'è pericolo, eh? Tutti questi servizi in gratis toccano a me. Ma insomma, non mi sembra che la cosa sia poi così tanto grave. No, non è grave, ma ugualmente non bisogna scherzare con queste cose. Ah, lo vedi cosa dice il signor Shuyu, che queste cose le sa. Ah, davvero, signor Shuyu? Certo. Perdonate, signora. Sì? Il vostro bambino, scusate il termine, soffre di stitichezza? Ha una certa tendenza, sì. Sì? Beh, allora bisogna stare attenti, eh? Perché un giorno o l'altro potrebbe degenerare in enterite. E allora ci vuole il diavolo per sbarazzarsene. Oddio! Ecco, vedi? Già, purtroppo me ne parlo con cognizione di causa, perché l'ho avuta anch'io e mi è durata 5 anni. No! Cioè, oh! Risultato? Sono dovuto andare per 3 anni di seguito a plombiero. Ah, e voi credete che per Achille, plombiero? No, signora, penso che per lui abbia una forma stitica di enterite, andrebbe molto meglio Châtel-Guyon. Io invece avevo, ecco, come dire, non so, una forma... Ma perché non ci sediamo? Ah, è molto interessante, mettiamoci comodi. Prego, si comodi, grazie, signor Shuyu. Grazie, molto gentile. Allora, dicevate, signor Shuyu. Ecco, appunto, vi stavo dicendo. Io avevo una forma di... Scusate la confidenza.
Avevo una forma di enterite sciolta. Ecco. Ah, molto interessante, questa sciolta così. Sì, sì, e quindi è per me era molto più indicato, plombier, mi capite? Scusa, scusi, cosa fanno a Châtel-Guyon? Eh? Cosa fanno? Non lo so, signora, perché non ci sono stato. Ma plombier, tutte le mattine una doccia ascendente. Oh, un litro, eh? Anche un litro e mezzo. Sì, ma a me questo proprio non importa. Non sapete se è a Châtel-Guyon? No, signora, perché come vi ho detto non ci sono stato. Dopo la doccia, un bagno. Oh. Sì, un bagno di un'ora, eh? E poi un bel massaggio. Sì, 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 sì. Quindi il pasto? Sì, solo cibo in bianco, ma comunque riso, patate, passati di semolino. Sì, 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 scusi. Scusi, ma Châtel-Guyon! Ma siete appena detto che non c'è stato! Già, sono desolato, ma purtroppo, signora... Ti posso solo parlare della dieta di plombier. Appunto! Ma io me ne infischio della dieta di plombier! Come? Scusate? Come? Oh, cosa vuoi che mi interessi della dieta di plombier del signor Shuyu quando per Achille va bene Châtel-Guyon? Il signor Shuyu, che è una persona intelligente, mi capisce benissimo. Sì. Ah, sì? Certo. Oh. Bene, vai a dare la purga ad Achille e vai a vestirti. Io voglio vestirti. Timo? Vogliate scusarmi? Prego, signora, prego. Allora non vieni? Certo che non vengo. E ti pare? Nemmeno questo puoi fare per tuo figlio? Ah, mio figlio, è anche tuo! E ti pare che io non abbia fatto abbastanza per lui da quando è nato? E prima, soprattutto? Averlo portato in seno per 17 mesi! 17 mesi? Ma che cosa vai a tirare fuori? Sì, sì! Vai a vestirti! Sì! Vai a vestirti. Che padre! Forse vedere vestita in questo modo da non credere, inaudito! Deve essere una donna veramente affascinante, vostra. Ah, deliziosa, a volte un po' ma a parte questo, deliziosa. Si dispiace che si sia presentata così poco vestita. Ah, no, no, per carità, mi rendo conto benissimo. Detto tra noi, il bambino non ha niente. Ah, certo. Sì, ma fatelo capire a mia moglie. Ecco, voi le avete parlato di Châtel-Guyon, no? Bene, adesso è fatta. Per lei non c'è altro che Châtel-Guyon. Ah, mi dispiace, non vorrei che adesso la signora per caso... No, figuratevi. Però poco fa, quando voi le parlavate della vostra dieta di plombier, dentro di me io non potevo fare a meno di... a ridere. Ah, certo, non le interessava affatto, eh? Che boh. Già, me ne sono accorto benissimo. Povera signora, tu... Oh, e pensare che io ho fatto... No, adesso vediamo un po' tuo padre. Papà è molto arrabbiato con te. Per favore, vuoi dire a tuo figlio? Cosa c'è ancora? C'è che ti prego di costringere Achille ad ubbidire. Fammi il piacere di dargli la purga. Io? Sì, tu. Questa è la bottiglia e questo è il bicchiere. Io ci rinuncio. Non è compito mio questo. Scusa, sei il padre. Tocca a te mostrare un po' di autorità. Scusate, signor Shuyu, torno subito. Prego. Vado lì, Vieni subito qui. Che cosa c'è, ometto? Sono molto scontento di voi. Non mi importa, non voglio prendere la purga. Ecco cosa mi sento rispondere da mezz'ora. Ma come, amico mio? Un giovanotto come voi. Uffa! Ma che modi sono questi? Di subito buongiorno al signore. Non mi importa, non voglio prendere la purga. Nessuno ti chiede quello che vuoi. Vieni qui, piccolo diavoletto. Credi forse che mi faccia intimidire? Lascialo stare. Ah, storie, busse. D'altra parte, non si può non dargli la purga. Ha una lingua talmente bianca. Fa vedere la lingua al signore, eh? Sì. Dunque, allora, vediamo... Ecco, fa vedere la lingua. Vediamo un po'. Oddio mio, a me sembra piuttosto nera, no? Nera. È perché ha fatto il compito. Il compito. Però è facile rendersi conto che ha l'alito molto pesante. Su, fai... in faccia al signore. No, grazie, signore. Cosa? Vi sentirete nauseato dall'alito di un bambino? No, per carità, signora, assolutamente no, ma mi rendo conto benissimo lo stesso, Sì, sì. Allora, cosa c'è, amico mio? È così che siamo ragionevoli, Come vi chiamate, Su. Ti rispondi, come ti chiami? Non voglio prendere la purga! Si chiama Totò. Ah. È un diminutivo di Achille. Ah, curioso, E quanti anni avete? 6 anni? No, 7 anni, signore! Ecco qua, 7 anni, E vi chiamate Totò, non è vero? Ma quando si hanno 7 anni e ci si chiama Totò, non si fanno tante storie per prendere la purga, Non voglio prendere la purga!
vita. Malissimo! E? Malissimo. E che cosa direte allora un giorno quando dovrete andare in guerra? Ma tacete! Non mi importa, non ci vado in guerra! Non ci andate, non ci andate! Se ce ne sarà una, bisognerà pure andarci, no? Non mi importa, vado in Svizzera, tieni! Ah! Oh, caro, com'è intelligente! Sì, complimenti, siete voi che lo educate con queste idee? No! Queste non sono cose da pazzi, hai capito, Achille? Lascialo stare, eh! Non infastidirlo con cose che non sono adatte alla sua età. Oh, è buono e ragionevole. Sì. E farà un piacere alla mamma. Verrà tutta la sua purga. Non voglio prendere purga! Ma la mamma ti dice che è necessario. Ah, no! Vedi, Totò, se tu avessi obbedito subito, a quest'ora tutto sarebbe finito. E tu adesso saresti, come dire, un piccolo uomo libero. Ah. Non mi importa! Non voglio prendere la purga! Insomma, caro vuoi amico! Essere... Caro amico! Quando io avevo la vostra età, quando ero piccolo come voi, se i miei genitori mi dicevano di fare una cosa, io... Ah, chiudi il becco! Come? Chiudi il becco! Chiudi il becco? E chi ha detto chiudi il becco? Voi avete detto chiudi il becco. Io ho detto chiudi il becco! Sì, sì. No, scusate! Oh, basta, basta! Adesso farai il piacere di obbedirmi, Non sarà certo un vermiciattolo come te che... No. Non vorrei picchiare il bambino adesso? Ma non hai sentito cosa ha detto? Ha detto chiudi il becco, lui. Vabbè, ha detto chiudi il becco. E allora? Oh! Povero caro, su. Accidenti, accidenti. Papà è cattivo. Per fortuna che c'è la tua mamma. Ah, brava, brava. Mettigli in testa queste cose adesso, brava. Ma certo. Maltrattare il bambino che già non sta bene. Ma insomma, che cosa vuoi che faccia? Niente, niente, naturalmente. Oh, santo Dio. Beh, adesso dove vai? Dove vuoi che vada? A tentare un altro mezzo, no? E scegli proprio un giorno come questo per invitare gente a pranzo. Come? Che cosa ha detto la signora Tutù? Non l'ha detto. Non l'ha detto la signora Tutù, ha mormorato. Uscendo mormorava, chissà che ora potremo andare a pranzo. Ah, così. Ah, va bene, sì. Beh, per me fa lo stesso. Sì. Fate voi. Vergogna, Totò, essere così disobbediente. Non è vero, signor Shuyu? Ah, io non dico più niente. No, non dico più niente. Ecco. Ho portato un altro bicchiere. E per fare in modo che Achille beva buono buono tutta la sua purga, ebbene, papà ne berrà un bel bicchierone anche lui. Sì, sì, è per il bambino. Ma niente affatto! Non ho nessuna voglia di prendere la purga. Beh, insomma. Ecco, la vedi la differenza che c'è tra un padre e una madre? Tuo padre non è disposto a bere nemmeno un po' di purga per te. Non mi importa, non voglio che la prenda! Ah, vedi, è molto più ragionevole di te, bravo. Ma voglio che la prenda lui! Vuoi che la prenda il signore? Siete feriti. E noi la faremo bere tutta al signore. Eccola qua. Non pensarci neanche. Zitto, lasciami. Scusatemi, signora, ma il vostro bambino è veramente maleducato. Sì, molto maleducato il bambino. Eccolo là. No, Leonie, grazie. Ma lasciami fare. Un tantino soltanto. Mezzo bicchiere basterà. Senza complimenti, signora. Come se avessi accettato. Leonie, non insistere. Il signor Shuyu non è qui per prendere la purga. Insomma, non è il caso di fare un dramma per un po' di purgante. Oh no, per carità. Non capisco che lo faccia un bambino, ma un adulto, signor Shuyu, forza. Prego, prego, non insistete, signora. Non insistere, Leonia. Purtroppo la purga non è possibile, perché vedete, le condizioni del mio intestino... Si capisce, io capisco. Non sarà mezzo bicchiere di purgante a far male al suo intestino, per favore. Leonia, non insistere. Del resto, signora, vedete, vi garantisco, non sono neanche sicuro che un purgante vada bene per il... Per quel bambino là! E voi che ne sapete? Cosa ne sapete voi? Chi ve l'ha detto? I medici di Plombier? Ma se le cure di Plombier sono tutto il contrario! Se sono tutto il contrario! Va bene, signora! Ritiro quello che ho detto! Insomma, Leonia, basta così! Scusa? Ma che forse mi impiccio io se la moglie lo fa cornuto col cugino Truchet? Oh! Lo fa cornuto? Non è vero, signor Shuyu! Non è vero, non è vero! Oddio, lasciate! Soffoco! Sì, soffoco! Tenete! Questo! No! Soffoco! Questo! Soffoco! Mamma! E allora? Non potevate farlo subito invece di fare tante storie? No! Oh mio Dio! No! Oh mio Dio, che dolore! Signor Shuyu, no, quello no, fa parte della collezione, quello fa parte della collezione. No, di là, di qua, di qua. Oh mio Dio! Presto, signor Shuyu, presto, in fondo a sinistra. No, quella no, quella è la camera del bambino.
Ecco, sarai contenta, eh? Sarai contenta adesso. Hai visto? Hai visto che cosa hai combinato? Beh, bastava che non si impicciasse di cose che non lo riguardavano. Ma andare a dire a quel poveretto che è cornuto. No, perché non è vero, forse? Non è una buona ragione per dirglielo. Mamma! Dimmi, caro, vuoi la purga? No! Cosa vuol dire cornuto? Cornuto? No. È quel signore che è uscito poco fa. No, no, non sono cose da dire a un bambino questo. Chiudi, chiudi. C'è la signora? C'è la signora Shuyu e il signor Truchy. Io vado in camera mia. Ah, no, no, dopo quello che è successo io non voglio vederli. Non voglio vederli, riceveli tu. Non Giulia, voglio vederli. Giuliano, ti prego, non li conosco. Non mi interessa, arrangiati. Giuliano, Giuliano! La signora Tudu, indubbiamente. Eh? No. Sì. Ah, signora, piacere. Temevamo di essere in ritardo, vedo che non è così. Oh, signora, deve scusarmi. Stamattina non ho ancora fatto tempo a vestirmi. Per carità, vi prego, non fate complimenti. Il signor Truchy, mio cugino, che avete avuto l'estrema cortesia di... Signora, sono confuso. La mia indiscrezione per la prima volta che ho l'onore... Perché non vi accomodate? Prego, prego, accomodatevi. Ed è vostra, signora, questa deliziosa bambina? No! Sì, sì. Sì, però è un maschietto. Ah, a questa età, è vero, non c'è niente che consenta di distinguere. Sì, sì, oddio. E il signor Tudu non c'è? Sì, è di là. Con il signore Cornuto! Con il signore Cornuto! Cosa? Ha detto Cornuto? Il signore Cornuto è un impiegato di mio marito. Ah, e si chiama Cornuto? Che nome increscioso. È vero, è vero. È difficile da portare, difficile. Oddio sì, incredibile. Cornuto. Ah, a proposito, e mio marito è già arrivato? Esattamente, è di là. Con loro? Loro chi? Beh, il signor Tudu e il signor Cornuto. Ah, sì, sì, sì. Lasciatemi, lasciatemi, no, voglio andare. Vorrei spiegare. Caro. Ah, voi, miserabile. Cosa? Oh, mio Dio. Eccola lì, la moglie adultera. Te. Io? Eccolo lì, l'amico traditore. Amico mio. Ma che amico mio? Eccolo qua, il cornuto. Guardatelo. Oh, mio Dio, mio Dio. È pazzesco, amico mio, è pazzesco. Ma chi mi ha detto? Ma come mi ha detto? Chi mi ha detto? Domandate alla signora della purga lì. Domandatelo a questo signore qua. No, no, non è vero, signor Ciro. Non è vero, signor Ciro. Ma venite indietro voi, non vi voglio vedere mai più, eh. Qua quanto voi, signore, riceverete i miei padrini. Via. Amico mio, ascoltami, senti. Su, io, amico mio. Siete voi che avete detto? Ah, no, no, è un qui pro quo. Va bene, me ne renderete conto. Ah! Aspetto i vostri padrini. Oh, Dio mio, beh, sarai contento di quello che combini con le tue storie? Io? Io? E hai il coraggio di dire che sono io? Naturalmente! Tu, se non avessi invitato tutta quella gente a pranzo... Io? Io? Fatti per favore, smettila, ne combini sempre qualcuna delle tue. Oh, è colpa mia, è colpa mia. Un duello per colpa sua ed è colpa mia. Io quella donna la... No, piccolo così. Oh. Un po' boccato, ma... Mamma, vieni! No, guarda, l'ho bevuto! Cosa? Il purgante! L'hai bevuto! Tutto! Oh, hai visto, caro, che non è stato poi così terribile? Oh, no! No, no, è meglio che me ne vada! È meglio che me ne vada! Chiederò il divorzio! Giuliano, a chi l'ha bevuto? Giuliano! Eccolo là, quello è tuo padre. L'hai visto? Se ne va lui! Per fortuna che c'è la tua mamma. Devi volerle molto bene la tua mamma, eh? Devi volerle molto bene. Leonia! Leonia! Oh, che mal di pancia! Giuliano, a chi l'ha bevuto tutta la purga? Chi se ne frega? E chi se ne frega? Se ne frega? Chi se ne frega, mi ha detto! Ecco, quello è tuo padre, capito? Se ne frega! Giuliano! Giuliano, dove vai? Guarda che al gabinetto ci deve andare il bambino, eh? Non starci delle ore, Giuliano! Hai capito? Giuliano! Giuliano! Thank you.
Dino, la brocca. Sono per la camera del signorino Achille. Però prima portateli qui che devo mostrarli alla mamma. Sì, eh? Signora. Ecco. E tu vai a aiutare Clemenza? Cosa? Aggiungi il vasetto. Il vasetto? Quale vasetto? Il vasetto? Tu li fabbrichi i vasi da notte? Sarai capace di trovarne uno per tuo figlio, no? Li fabbrico. Ho una fabbrica di porcellane. Ma faccio anche oggetti artistici. Oh, non datevi tante arie. Il grosso della vostra produzione sono i vasi da notte, lo sappiamo. Oggetti di porcellana, per favore. Sì, comunque ne tengo sempre dei campioni nello studio. Andrò a prenderne uno piccolo. Naturalmente. Naturalmente, uno della prima misura. Ah, Clemenza? Signora. Ah, ecco. Non dimenticate di aggiungere una borsa di acqua calda nella culla del signorino Achille. Subito, signora. Aspettate, vengo con voi. Signorina Achille, allora è deciso che sia maschio? Certo, mamma, è maschio. Ah, tu lo sai in anticipo? Certo, maschio. Oh, non abbiamo mai pensato ad altre possibilità. E se fosse una bambina, che si fa? La facciamo rientrare? Sarà maschio, lo sento, aiutami. Anch'io lo sentivo, poi sei arrivata tu. L'ho promesso anche a papà, che posso deluderlo. Dov'è papà? È al circolo, naturalmente, l'ho fatto avvertire. Però sarebbe stato meglio... Aia. Dargli l'annuncio a cose fatte, eh? Gli avremmo risparmiato l'emozione. Oh, storie, abbiamo sempre troppi riguardi per gli uomini ed è per questo che diventano egoisti. Ecco qui tutto l'armamentario. Fa vedere! Oh! Aia, che male. Su, non badarci. Oh, questo è il bagnetto. Bello. Mamma, il corredino. Quanti pizzi. Guarda. I camini. La brocca. La brocca. Che bella. Ti sei dimenticato il vaso da notte. Eh? Ma no, no, è qui, è il vaso da notte. È qui perché non l'ha tirato fuori. La brocca. Il suo vasino. Portate in camera. Subito, signora. Quando penso che sarà il suo pipitalino. Dio, com'è già grande. Oh, caro. Toh. Uguale a me quando è nata lei. Ah. Le volevo bene prima ancora che nascesse. Ah. Sì. Ah, a me è capitato più tardi. E toh, mettilo via. Sì. A te non ti intenerisce, vero? Cosa? Il suo pipitalino. Ah, il... Oh, sì, è una nostra creazione. E poi so che cosa ho in mano. Perché ridi? No, niente. No, davvero, è uno dei migliori. Fa parte della linea elegante 1912. Burga? Ebbene, papà ne berrà un bel bicchierone anche lui. Sì, sì, è per il bambino. Ma niente affatto! Non ho nessuna voglia di prendere la purga. Beh, insomma. Ecco, la vedi la differenza che c'è tra un padre e una madre? Tuo padre non è disposto a bere nemmeno un po' di purga per te. Non mi importa, non voglio che la prenda. Ah, vedi, è molto più ragionevole di te, bravo. Ma voglio che la prenda lui. Vuoi che la prenda il signore? Siete feriti. E noi la faremo bere tutta al signore. Eccola qua. Non pensarci neanche. Zitto, lasciami. Scusatemi, signora, ma il vostro bambino è veramente maleducato. Sì, molto maleducato il bambino. Eccolo là. No, Leonia, grazie. Ma lasciami fare. Leonia, un tantino Leonia. Soltanto. Mezzo bicchiere basterà. Senza complimenti, signora. Come se avessi accettato. Leonia, non insistere. Il signor Ciu non è qui per prendere la purga. Insomma, non è il caso di fare un dramma per un po' di purgante. Oh no, per carità. Non capisco che lo faccia un bambino, ma un adulto. Signor Ciu, forza. Prego, non insistete, signora. Non insistere, Leonia. Purtroppo la purga non è possibile perché, vedete, le condizioni del mio intestino... Si capisce, io capisco. Non sarà mezzo bicchiere di purgante a far male al suo intestino, per favore. Leonia, non insistere. Per resto, signora, vedete, vi garantisco, non sono neanche sicuro che un purgante vada bene per quel bambino là. E voi che ne sapete? Cosa ne sapete voi? Chi ve l'ha detto? I medici di Plombier? No. Ma se le cure di Plombier sono tutto il contrario? Se sono tutto il contrario! Va bene, signora! Ritiro quello che ho detto! Insomma, Leonia, basta così! Scusa? Ma che forse mi impiccio io se la moglie lo fa cornuto col cugino Truchet? Oh! Lo fa cornuto? Non è vero, signor Soyou!
Non è vero, non è vero. Oddio, lasciate. Soffoco! Sì, soffoco. Tenete, soffoco. Questo, no. Soffoco. Questo. Soffoco. Mamma, e allora? Non potevate farlo subito invece di fare tante storie? Oh, oh mio Dio! No! Oh mio Dio, che dolore! Signor Ciro, no, quello no, fa parte della collezione, quello fa parte della collezione. No, di là, di qua, di qua. Oh mio Dio! Presto, signor Ciro, presto, in fondo a sinistra. No, no, quella no, quella è la camera del bambino, l'altra. Ecco, sarai contenta, eh? Sarai contenta adesso. Hai visto? Hai visto che cosa hai combinato? Beh, bastava che non si impicciasse di cose che non lo riguardavano. Ma andare a dire a quel poveretto che è cornuto! No, perché non è vero, forse? Non è una buona ragione per dirglielo! Mamma! Dimmi, caro, vuoi la purga? No! Cosa vuol dire cornuto? Cornuto? Ma... è quel signore che è uscito poco fa. No, no, non sono cose da dire a un bambino questo. Chiudi, chiudi. Cioè, signora? C'è la signora Shuyu e il signor Truchet. Portalo via, fallo sparire, fallo sparire! Che fallo sparire, fallo sparire, fallo sparire! Non sono mica la tua domestica, sai? No. Oh, come io l'ho portato qui, tu lo porti di là, to. Ma è l'acqua sporca del tuo bagno, non del mio! È vero, e io te la regalo! Così non farai più tante storie! Leonia, Leonia, porta via questa roba! Te la regalo la mia acqua sporca, te la regalo! Leonia, Leonia, vuoi portarla via, sì o no? Leonia! Insomma, vuoi portarla via? Buongiorno, caro signor Tudù. Ma non rompetemi le... Buongiorno. Buongiorno, signor Shuyu. Già qui? Sono arrivato troppo presto? No, no! Stavo parlando con la signora Tudù. Chi è la signora Tudù? Mia moglie. E allora non l'ho sentito suonare. Eppure io ho suonato, mi hanno anche aperto. Non ho ancora il dono di passare attraverso i muri. Buona! Se volete mettervi in libertà. Grazie mille, sì, molto gentile. E tenete. Grazie. Date, tenete. Non tenete! E non guardate! Adesso vi spiego. Poco fa è entrata qui mia moglie, sì, è distrattamente. Clemenza! Clemenza! Venite subito qui! Sono mortificato, veramente mortificato. Proprio oggi, in quell'onore. Ve ne prego! No, dico quello che penso, signor Shuyu. Io dico quello che penso. Ah, sì, sì, siete troppo gentile. Oh, il signore ha suonato. Portate via questa roba. Oh, cosa ci fa questo qui? L'ha portato lei? Ma non che lei! È il secchio della signora, l'ha dimenticato qui per errore. Chissà quanto l'avrà cercato la signora. Appunto, portatelo alla signora, no? Ah, dite alla signora che è arrivato il signor Shuyu. Bene, signore. Vi prego, non disturbate la signora. Ah, ci mancherebbe. Se non le faccio un po' fretta, sa, le donne non sono mai pronte. Beh, non posso dire la stessa cosa della mia, eh? Ecco. Esce tutte le mattine di buon'ora. Le hanno consigliato il footing. Il footing? Sì, sapete, quelle camminate di buon passo. Io, a causa dei miei impegni di lavoro, non la posso accompagnare, e allora lei si è rivolta al cugino. E lo fanno insieme? Il footing? Sì. Ah sì, me l'avevano detto. E a me fa molto comodo, eh. Non si esce dalla famiglia. Esatto, non si esce dalla famiglia. E poi io non mi stanco. Vedo che ci si occupa del nostro affare, eh. Ah, sì, era qui. Il vaso da notte. L'avete riconosciuto, eh. Ma questo non sembra male, eh. Ben fatto. Ah, per essere ben fatto è ben fatto, sì. Dunque, è porcellana infrangibile. Infrangibile, esattamente. Ecco, vedete. No, io vi chiedo questo perché è il punto che... Sì, scusi. Ma Chateguyon! Ma siete appena detto che non c'è stato. Già, sono desolato, ma purtroppo, signora... Io posso solo parlare della dieta di Plombier. Appunto. Ma io me ne infischio della dieta di Plombier. Come? Scusate. Come? Oh, cosa vuoi che mi interessi della dieta di Plombier del signor Shuyu quando per Achille va bene Chateguyon? Il signor Shuyu, che è una persona intelligente, mi capisce benissimo. Sì. Ah, sì? Certo. Bene, vai a dare la purga ad Achille e vai a vestirti. E vai a vestirti. Timo? Vogliate scusarmi? Prego, signora, prego. Allora non vieni? Certo che non vengo. E ti pare? Nemmeno questo puoi fare per tuo figlio? Ah, mio figlio, è anche tuo! E ti pare che io non abbia fatto abbastanza per lui da quando è nato? E
prima soprattutto. Averlo portato in seno per 17 mesi. 17 mesi? Ma che cosa vai a tirare fuori? Sì, sì. Vai a vestirti. Sì. Vai a vestirti. Che padre! Forse vedere vestita in questo modo da non credere, inaudito, inaudito. Deve essere una donna veramente affascinante, vostra. Ah, deliziosa, deliziosa. A volte un po'... Brum, 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 ma a parte questo, deliziosa. Si dispiace che si sia presentata così poco vestita. Ah, no, no, per carità, mi rendo conto benissimo. Detto tra noi, il bambino non ha niente. Ah, certo, certo, certo. Sì, ma fatelo capire a mia moglie. Ecco, voi le avete parlato di Chateaubriand, no? Bene, adesso è fatta. Per lei non c'è altro che Chateaubriand. Ah, mi dispiace. Non vorrei che adesso la signora... No, per caso... no, figuratevi, figuratevi. Però poco fa, quando voi le parlavate della vostra dieta di plombier, dentro di me io non potevo fare a meno di... a ridere. Ah, certo, non le interessava affatto, eh? Che boh. Già, 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 me ne sono accorto benissimo. Povera signora, tu... Oh, e pensare che io ho fatto... No, adesso vediamo un po' tuo padre. Papà è molto arrabbiato con te. Per favore, vuoi dire a tuo figlio? Cosa? Cosa c'è ancora? C'è che ti prego di costringere Achille ad ubbidire. Fammi il piacere di dargli la purga. Io? Sì, tu. Questa è la bottiglia e questo è il bicchiere. Io ci rinuncio. Non è compito mio questo. Scusa, scusa, sei il padre. Tocca a te mostrare un po' di autorità. Scusate, signor Shuyu, torno subito. Prego, prego. Vado lì, Vieni subito qui. Che cosa ci ometto? Sono molto scontento di voi. Non mi importa, non voglio prendere la purga. Ecco cosa mi sento rispondere da mezz'ora. Ma come, amico mio? Un giovanotto come voi. Uffa! Ma che modi sono questi? Di subito buongiorno al signore. Non mi importa, non voglio prendere la purga. Nessuno ti chiede quello che vuoi. Vieni qui. Piccolo diavoletto, credi forse che mi faccia intimidire? Lascialo stare. Ah, storie, storie, busse. D'altra parte, non si può non dargli la purga. Ha una lingua talmente bianca. Fa vedere la lingua al signore, Sì, 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 sì. Adesso saresti, come dire, un piccolo uomo libero. Non mi importa, non voglio, prendo la purga. Caro amico. Vuoi essere... Dica, dica. Caro amico, quando io avevo la vostra età, quando ero piccolo come voi, se i miei genitori mi dicevano di fare una cosa, io... Ah, chiudi il becco! Come? Chiudi il becco! Chiudi il becco? E chi ha detto chiudi il becco? Voi avete detto chiudi il becco. Io ho detto chiudi il becco! Sì, sì. No, scusate! Oh, basta, basta! Adesso farai il piacere di obbedirmi, Non sarà certo un vermiciattolo come te che... Non vorrei picchiare il bambino adesso. Ma non hai sentito cosa ha detto? Ha detto chiudi il becco. Vabbè, ha detto chiudi il becco. E allora? Oh! Povero caro, su. Accidenti, accidenti. Papà è cattivo. Per fortuna che c'è la tua mamma. Ah, brava, brava. Mettigli in testa queste cose adesso, brava. Ma certo. Maltrattare il bambino che già non sta bene. Ma insomma, che cosa vuoi che faccia? Niente. Niente, naturalmente, oh santo Dio! Beh, adesso dove vai? Dove vuoi che vada? A tentare un altro mezzo, no? E scegli proprio un giorno come questo per invitare gente a pranzo! Come? Che cosa ha detto la signora Tutù? Non l'ha detto. Non l'ha detto la signora Tutù, ha mormorato. Uscendo mormorava, chissà che ora potremo andare a pranzo. Ah, così. Ah, va bene, sì, sì. Beh, per me fa lo stesso. Sì. Fate voi. Vergogna tutto essere così disobbediente. Non è vero, signor Shuyu? Ah, io non dico più niente. No, non dico più niente. Ecco. Ho portato un altro bicchiere. E per fare in modo che Achille beva buono buono tutta la sua purga, ebbene, papà ne berrà un bel bicchierone anche lui. Sì, sì, per il bambino. Ma niente affatto. Non ho nessuna voglia di prendere la purga. Beh, insomma. Ecco, la vedi la differenza che c'è tra un padre e una madre? Tuo padre non è disposto a bere nemmeno un po' di purga per te. Non mi importa, non voglio che la prenda. Ah, vedi, è molto più ragionevole di te, bravo. Ma voglio che la prenda lui. Vuoi che la prenda il signore? Siete feriti. E noi la faremo bere tutta al signore. Eccola qua. Non pensarci neanche. Zitto, 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 lasciami. Scusatemi, signora, ma il vostro bambino è veramente maleducato. Sì, molto maleducato il bambino. Eccolo là. No, Leonia, grazie. Ma lasciami fare, un tantino soltanto, mezzo bicchiere basterà. Senza complimenti, signora, come se avessi accettato. Leonia, non insistere, il signor Shuyu non è qui per prendere la purga. E insomma, non è il caso di fare un dramma per un po' di purgante. Oh no, per carità, non capisco che lo faccia un bambino, ma un adulto, signor Shuyu, forza.
Prego, prego, non insistete, signora. Non insistere, Leonia. Purtroppo la purga non è possibile, perché vedete, le condizioni del mio intestino... Si capisce, io capisco. Non sarà mezzo bicchiere di purgante a far male al suo intestino, per favore. Leonia, non insistere. Del resto, signora, vedete, vi garantisco, non sono neanche sicuro che un purgante vada bene per... Ma vieni dietro voi, non vi voglio vedere mai più, eh. Quanto voi, signore, riceverete i miei padrini. Amico mio, ascoltami. Senti! Su, io, amico mio! Siete voi che avete detto? Ah, no, no, è un qui pro quo. Va bene, sì. Me ne renderete conto. Ah! Aspetto i vostri padrini. Oh, Dio mio, Sarai contento di quello che combini con le tue storie? Io? E hai il coraggio di dire che sono io? Naturalmente! Tu, se non avessi invitato tutta quella gente a pranzo... Io? Senti, per favore, smettila, ne combini sempre qualcuna delle tue! Oh, è colpa mia! Un duello per colpa sua ed è colpa mia! Io quella donna la... No, piccolo così... Mamma, vieni! Cos'è, caro? Ciao, guarda, l'ho bevuto! Cosa? Il purgante! L'hai bevuto? Tutto! Ma hai visto, caro, che non è stato poi così terribile? Oh, no! No, è meglio che me ne vada! È meglio che me ne vada! Chiederò il divorzio! Giuliano, a chi l'ha bevuto? Giuliano? Eccolo là. Quello è tuo padre. L'hai visto? Se ne va lui. Per fortuna che c'è la tua mamma. Devi volerle molto bene la tua mamma, eh? Devi volerle molto bene. Leonia! Leonia! Oh, che mal di pancia! Giuliano, a chi l'ha bevuto tutta la purga? Chi se ne frega? E chi se ne frega? Se ne frega! Chi se ne frega, mi ha detto! Ecco, quello è tuo padre, capito? Se ne frega! Giuliano, dove vai? Guarda che al gabinetto ci deve andare il bambino, eh? Non starci delle ore, Giuliano! Hai capito? Giuliano! Dovete aspettare, perché in questo momento non ha bisogno di estranei. Ma come estranei? Io, suo padre, sarei un estraneo, secondo voi? Siete estraneo al parto. Ah beh, quanto a questo, sì. Fra poco vi darò il permesso di entrare, ma giusto il tempo di entrare e uscire, eh? Nel frattempo andrò a dire alla vostra signora che siete qui, se mai le frullasse di vedervi. Toglietevi di lì. Ah, non siete davvero molto garbata. Garbata, non sono una cocotte io. Se volete saperlo, ho finito l'età di fare le smancerie agli uomini. Ma scusate, io non vi ho chiesto di fare smancerie. Le fate bene, perché sono seria io, sul lavoro. Negli intervalli posso anche divertirmi. Ah, beh, terrò presente. Vi mando la signora. Ah, sì, sì, d'accordo. Non sono una cocotte io. E lo credo bene che tu non sia una cocotte. Ah, quanta pazienza occorre con questi borghesucci e queste popolane. Quanta pazienza. Fuori.
re. Tocca a lui giocare. Come, sei solo? Sì, tu due è andato a cambiarsi i pantaloni. Oh, che bravo, pensa ad agghindarsi quando sua moglie sta per avere un figlio. Ha pensato bene di farsi innaffiare dalla levatrice. A proposito, come va? Chi, la levatrice? Ma no, Leonia, cosa vuoi che mi importi della levatrice? Beh, le cose seguono il loro corso. Oh, ci mancava anche questa. È un'ora che sono furioso e non mi è ancora passato. Un figlio, dopo 8 mesi di matrimonio. Sì, è molto seccante. Ecco, lo vedi il tuo to-do? Lo vedi quello che combina il tuo to-do? Il mio to-do non è il mio to-do. Ah, sei tu che hai favorito questo matrimonio. Io ero contrario. Ah, tu non avresti voluto nessun marito. To-do o un altro, lo detestavi prima ancora di conoscerlo. Ah, se penso che hai soltanto una figlia, che per tirarla su sacrifichi tutto, che per non turbare la sua mente eviti di dire una parola un po' forte, di fare un gesto azzardato e tracchete. Dall'oggi al domani salta fuori un individuo che non conosci e il gioco è fatto. Si porta via tua figlia e va a letto con lei. E noi lo sappiamo e possiamo soltanto dire così sia. Eh? Non ti sembra disgustoso tutto ciò? Cosa vuoi? Il mezzo. Avevo una forma di enterite sciolta. Ah, molto interessante questa sciolta così. Sì, sì, e quindi è per me era molto più indicato plombier, mi capite? Scusa, scusi, cosa fanno a Chatel Guyon? Eh? Cosa fanno? Non lo so, signora, perché non ci sono stato. Ma plombier, tutte le mattine una doccia ascendente. Oh, un litro, Anche un litro e mezzo. Sì, ma a me questo proprio non importa. Non sapete se è a Chatel Guyon? No, signora, perché come vi ho detto non ci sono stato. Dopo la doccia, un bagno. Oh. Sì, un bagno di un'ora, E poi un bel massaggio. Sì, 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 sì. Quindi il pasto? Sì, solo cibo in bianco, ma comunque riso, patate, passati di semolino. Sì, 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 scusi, ma Chatel Guyon? Ma siete appena detto che non c'è sta? Già, sono desolato, ma purtroppo, signora... Ti posso solo parlare della dieta di Plombier. Appunto! Ma io me ne infischio della dieta di Plombier! Come? Scusate? Come? Oh, cosa vuoi che mi interessi della dieta di Plombier del signor Shuyu quando per Achille va bene Chatel Guyon? Il signor Shuyu, che è una persona intelligente, mi capisce benissimo. Sì. Bene, vai a dare la purga ad Achille e vai a vestirti. E vai a vestirti. Timo, vogliate scusarmi? Prego, signora, prego. Allora non vieni? Certo che non vengo. E ti pare? Nemmeno questo puoi fare per tuo figlio? Ah, mio figlio è anche tuo. E ti pare che io non abbia fatto abbastanza per lui da quando è nato? E prima, soprattutto? Averlo portato in seno per 17 mesi! 17 mesi? Ma che cosa vai a tirare fuori? Sì, sì! Vai a vestirti! Sì! Vai a vestirti. Che padre! Forse vedere vestita in questo modo da non credere, inaudito, inaudito! Deve essere una donna veramente affascinante, vostra. Ah, deliziosa, deliziosa! A volte un po'... Brum, 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 ma a parte questo, deliziosa. Si dispiace che si sia presentata così poco vestita. Ah, no, per carità, mi rendo conto benissimo. Detto tra noi, il bambino non ha niente. Ah, certo. Sì, ma fatelo capire a mia moglie. Ecco, voi le avete parlato di Chatel Guyon, no? Bene, adesso è fatta. Per lei non c'è altro che Chatel Guyon. Ah, mi dispiace. Non vorrei che adesso la signora, no, per caso... No, figuratevi. Però poco fa, quando voi le parlavate della vostra dieta di Plombier, dentro di me io non potevo fare a meno di... a ridere. Ah, certo, non le interessava affatto, Già, me ne sono accorto benissimo. Povera signora, tu... Oh, e pensare che io sì? ho fatto... No, adesso vediamo un po' tuo padre. Papà è molto arrabbiato con te. Per favore, vuoi dire a tuo figlio? Cosa c'è ancora? C'è che ti prego di costringere Achille ad ubbidire. Fammi il piacere di dargli la purga. Io? Sì, tu. Questa è la bottiglia e questo è il bicchiere. Io ci rinuncio. Non è compito mio questo. Scusa, sei il panter molto. Ma sì, d'accordo. Ecco il tuo papà. E allora, mia cara, come va? Ci vorrà ancora molto tempo? Siamo sul franco. Ah, siamo sul franco. E quando dico franco, esagero. Ah. Ah, siamo piuttosto fra il mezzo franco e il franco. Sì, insomma, siamo sui 15 soldi. Come 15 soldi? Come? Ma 15 soldi sono dei quattrini, non sono mica una misura. Parlo della dilatazione. Ah, la dilatazione. Non è una cosa grave. Oh, no, certo che non è grave.
però il parto non è imminente. Ah, ecco, ma non è che si annunci male? No, no, no. Per quanto ci sono delle cose che non riesco a spiegarmi. Ah. Ho palpato la gestante, ma non sono riuscita a trovare dei punti precisi. Allora? Può darsi che ci sia un po' di dramios. Ah, dramios, non mi meraviglierei, quello c'è dappertutto. Nella vostra famiglia, non quella di vostra moglie, sì? Ci sono stati dei casi di parti gemellari? No, no, mai, mai, questo mai. Che cosa potrebbe derivare? Come che cosa? Due gemelli, no? Ah, due gemelli! Due gemelli? Due corredi, due culle, Lo dicevo così perché senza lo stetoscopio... Oh. Sapete se è stata visitata con lo stetoscopio? Lo stetoscopio? No, no, con quello no. Quello che so è che però stamattina ha fatto il bagno. E questo che cosa c'entra? Sarebbe come se mi chiedessi... Avete un raffreddore di testa? E voi mi rispondeste no, però uso bretelle americane. No, mi pare una cosa stupida. Sì, è molto stupida, chiedo scusa. Vi ho chiesto se è stata visitata con lo stetoscopio perché in base ai battiti del cuore avremmo potuto avere qualche indicazione. Ah, sì, 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 sì. Può anche darsi che si tratti di una sacro iliaca posteriore sinistra con podice incompleto, varietà. Natiche. Oh, varietà natiche! Dio mio, sì. Varietà natiche è una cosa buona. Preferirei un vertice. Un vertice, ah, oh, un vertice, si capisce che un occipito iliaca, destra o sinistra, anteriore o posteriore... No! Ma l'altro giorno una cliente, per esempio, non va a farmi una mola idatiforme? Non ci credo, vado via, non ci credo. Ma sì, il grappolo, sapete? Ah, so, il grappolo. Io sono sicura che un caso come quello voi non l'avete mai incontrato. Come questo, no, come questo no. Sì, d'accordo, io non avrò mai incontrato la mola idatiforme, ma il caso che ho incontrato io non so se voi lo conoscete. Lo conoscerò sempre. Il signore ha suonato? No, ha suonato la signora. Sì, ho suonato io. Avete messo l'acqua a bollire? Sì, ci sono molte bacinelle, Beh, il materiale da medicazione c'è? Sì, è di là. Benissimo, portatelo qua. Toglietevi di lì voi. Ah, scusate. Portate questo in camera mia. A chi vi rivolgete? Alla domestica. Ah, è andata via. Ah, vabbè, glielo dirò quando tornerà. Toglietevi di lì voi. No, vengo di qua. Ah! Oh, ma insomma, no! Cosa ci state a fare voi qua? Io sarei marito. Certo. Visto che avevate in testa un vaso da notte. Come, visto che avevo in testa... Tenete, non so ancora dove mi avete messo per passare la notte. Portate il cappotto e il cappello in camera mia, prego. Io? Sì, certo, voi, e se no chi? E se no chi? È inaudito, Chi è? Ho portato tutto la corrente. Ah, brava, va bene. Mettete tutto... Boh, lì. Bene, signore. E ora? E ora sistemate tutto e mettete in una bacinella del sublimato e nell'altra dell'acqua distillata. Qual è il sublimato? È quello della bottiglia gialla. Ah. E di questo cosa ne faccio? Che cos'è? Cotone. Ah, tenetelo a portata di mano perché fra poco ne avrò bisogno. Bene. Fatto! Entrate! Chiedo scusa. Ma non potevate bussare prima di entrare? Pensavo che in sala da pranzo si potesse. Non c'è sala da pranzo che tenga. Avevo il petto e le spalle nude. Ma va! Ma insomma, ma mi starete alle costole per sempre voi? No, io pensavo... Ma rendetevi utile, già che ci siete. Sì. Non mi piace avere della gente fra i piedi quando lavoro. E quindi? Toglietevi di lì. Oh, bravo. Portate questo in camera mia. Clemenza? No, non Clemenza. Non ho detto Clemenza. Se volevo dire Clemenza, dicevo Clemenza, della domestica. Ho bisogno io. Ah, sì. Bene, vado. Bravo. Bene, figlio, molto bene. Adesso andate a vedere se l'acqua bolle
Quando è pronta ne porterete una bacinella in camera della signora. Dobbiamo ferne sempre un po', portato lì. No? Bene, signora. Bravo. Avanti. Ma siete voi che avete bussato? Avevo il secchio in mano e dovevo andare a vuotarlo quando Clemenza è venuta a portarmi la tua gentile risposta. Allora per non fare... E non potevi lasciarlo fuori dalla porta? Oh, ma sei noioso, eh? Se ti dà tanto fastidio, potevi venire tu di là quando t'ho chiamato. Ma invece no, il signore era occupato a fare cosa, mi credo. A fare cosa? Sto cercando isole away sul dizionario. Isole away? Non sei matto? Che hai intenzione di andarci? Ma figurati se voglio andare alle away. E allora che ti importa? È per Achille, tuo figlio. Sono i problemi di geografia che la signorina gli dà da risolvere, sì. Ma io dove siano le away proprio non lo so. Non c'è la voce away sul dizionario? No. Oh, c'è uscita. Vediamo un po'. Sì, sì, guarda, guarda. No, veramente, dovresti dire alla signorina di non mettere in testa al bambino delle cose che gli stessi adulti non sanno e che poi non si trovano nemmeno sul dizionario. Cosa? E tu cerchi le away sotto la O. Perché? Sotto la O, le away. Ci credo che non trovi niente. Ah, non sono sotto l'O, e dove allora? E mi chiede se sono sotto la O. Dove allora? Ah, sono sotto la A. Ah. Per bacco. È inglese, sai, si pronuncia away, ma si scrive avai. Mm-hmm. Dunque, avallo, avallare, avambraccio, autunno, autunnale, a. Oh. Cosa? Non ci sono. Mi fa piacere. Tu vuoi sempre saperne una più degli altri, eh? No, è curioso, dovrebbe essere fra Ava e Avallo. Ma Ava. Se ti dico che non si trova niente in quel dizionario, si trovano solo le parole che non ci servono. Curioso. Comunque vedo che la porcellanaia può benissimo fare il paio con il porcellanaio. In ogni caso io ho cercato sotto la A. Ed è molto più logico che sotto la O. Ma si capisce? Molto più logico sotto certo. La A. E allora perché non sotto la H? Sotto la H, sotto la H. Cosa vuol dire sotto la H? Sotto la H vuol dire. Sotto la H. Hawaii. Però, in effetti, H è inglese. Aspetta. H. Ma cosa H? H. Harem. Hashish, Hawaii. Ma sì, ecco! Hawaii, trovato! Hai trovato? Oh, per dirci! In pieno, Hawaii, isole della Polinesia nell'Oceano Pacifico. Ecco, vedi lì. Poi ancora, Hawaii, nome dell'isola più grande dell'arcipelago omonimo. Oh, omonimo. E dire che abbiamo cercato sotto la O e sotto la A. Avremmo potuto cercare un bel pezzo, no? E per forza, erano sotto la H. Che cosa ti dicevo io? Come cosa mi dicevi? Sì, non sono stato forse io a dire perché non sotto la H. No. Scusa, tu l'hai detto, d'accordo. Però l'hai detto ironicamente. Ma cosa ironicamente? Sicuro, per prendermi in giro. Ci siamo. Ah. L'affare nel sacco e la mia fortuna è fatta. Ah. Perciò non mandarmi a monte l'affare, eh? E quando Shuyu sarà qui, sii gentile, sii educata. E dico, sii educata. Non ho l'abitudine ad essere maleducata, io. So stare al mondo, io. Ah, nessuno lo mette in dubbio. Allora siamo d'accordo? Vai a dare la purga certo. E vestiti, eh? Oh, e porta via anche il tuo secchio, vuoi? Suonano. Questo è senz'altro Shuyu. Presto, vai, se lo fanno entrare. Via. Mi vedrebbe. Appunto. Vai a vestirti! Un attimo, Clemenza! Non siamo pronti! Clemenza! Signore? Ma chi ha suonato? Ah, una donna! Voleva farsi strappare un dente dal signore. Da me? E che affare mio questo? Bisogna mandarla dal dentista, no? Già fatto, è salita al piano di sopra. Ah, la solita storia. Sbagliano sempre piano. Che cosa? Il signore lo sa, sì. Cosa sì? Che ha il vaso da notte in mano. Ah, sì, lo so. E allora... Oh, scusate, credevo una distrazione. E poi questo non è un vaso da notte? No. Oh. Questo è un articolo di equipaggiamento militare. Guarda la borchia. Curioso, come assomiglia ad un vaso da notte. Potete andare. Se durante il tempo
tempo di pace l'esercito francese conta all'incirca 300.000 uomini. Un vaso da notte a uomo, se un vaso da notte costa... Un vaso da notte a uomo, se il vaso da notte costa... Se un vaso da notte costa... Giuliano! Giuliano, vieni un po' qua! Non ho tempo, sto facendo dei conti, lasciami in pace! No, Giuliano, ti dico di venire! C'è Achille che non vuole prendere la purga! E va bene, costringere, hai sufficiente autorità, mi pare! Cosa fai? Mi riporti qui il tuo secchio adesso! Ah, questo, non ho avuto il tempo di votarlo! Guarda, c'è Achille! Basta! Fanno, e gli può... Che? Ne ho abbastanza di averlo sotto gli occhi! Portalo via! Fallo sparire! Che? Fallo sparire! Non sono mica la tua domestica, sai! No. Oh, come io l'ho portato qui, tu lo porti di là, toh! Ma è l'acqua sporca del tuo bagno, non del mio! È vero, e io te la regalo! Così non farai più tante storie. Leonia, porta via questa roba. Te la regalo la mia acqua sporca, te la regalo. Leonia, vuoi portarla via sì o no? Leonia! Te la regalo, il signor Shuyu. Insomma, vuoi portarla via? Buongiorno, caro signor Tudu. Ma non rompetemi le... Buongiorno. Un vertice, si capisce che un occipito iliaca, destra o sinistra, anteriore o posteriore, no! Ma l'altro giorno una cliente, per esempio, non va a farmi una mola idatiforme? Non ci credo, vado via, non ci credo. Ma sì, il grappolo, sapete? Ah, so, il grappolo. Io sono sicura che un caso come quello voi non l'avete mai incontrato. Come questo no, come questo no. Sì, d'accordo, io non avrò mai incontrato la mola idatiforme, ma il caso che ho incontrato io non so se voi lo conoscete. Lo conoscerò senz'altro. Ah sì? È un caso di mistambulocolite. Che cosa? Mistambulocolite, sai? Ah, mistambulocolite! Capita! Ah, perché l'avete visto? Sì, a volte. Eccovi! Avevo detto entrare e uscire. Non siete una persona seria? No. Ah, ma sì, d'accordo. Sentite, la povera piccina l'ho vista. È coraggiosa. Ne avrà ancora per molto? Chi lo sa. Sul franco. Cosa vuol dire? Mi fa piacere. Chiedetelo alla signora. Che cosa vuol dire essere sul franco? Chi è stato dei due? Chi è stato dei due? Signora levatrice, per favore, volete venire? Che cosa succede? Non lo so, dovete vedere voi, non ci capisco niente. Ma cos'è successo? Io sono il marito, vorrei... Lo vedrà la levatrice. E allora? Allora cosa? Chi allatterà il bambino? Non pretenderete che allatti il bambino io adesso? Lo allatterà la madre, no? Sua madre? Avete la pretesa che mia figlia allatti? Certo, è una cosa che si usa molto tra donne. Fra quelle del popolo, sì. Ma fra quelle della nostra condizione. Non vi ho dato mia figlia perché fosse trasformata in una botte o convertita in un rubinetto. Una deschamprinée. Mi scusi? Sì. Una to-do. Pavoneggiatevi. Una to-do chic, non c'è che dire. È tutto questo per risparmiare, per non prendere una baglia o adottare il poppatoio. Con il poppatoio si creano dei deficienti. Grazie tante. Sono stato allevato con il poppatoio, io. Ah sì, non l'avrei mai detto. Vecchio conte spiantato che di nobile ha solo il nome. Cosa avete detto? Ho detto vecchio... Che accade? Cerco la cameriera. No. Clemenza! Portate una borsa d'acqua calda in camera della signora. Presto! Signora Bertone, vedo tutto indaffarata. Che cosa è successo? Se è successo qualcosa di nuovo. Nuovo, sì. Sicuro che è successo qualcosa di nuovo. Inutile aspettare ancora. Ci siamo! È nato allora. Allora che cos'è? Maschio! Femmina! Né maschio né femmina, ma allora che cos'è? Niente di niente! Niente! Come niente di niente? Gravidanza isterica! E che cos'è? Una cosa che cade. Mentite! Ma pensate se per colpa vostra il bambino dovesse nascere con un vaso da notte in testa? Tutto qui? Lo metto in commercio? Sì, e questo che non è servito lo riporta nella collezione. Hai il coraggio di dire una cosa del genere? Sei un cattivo padre! Tu sei un cattivo padre! Ah sì, questo è proprio vero! Devi metterti il vaso! E io il vaso non me lo metto! Devi metterti il vaso! E io il vaso non me lo metto! Oh, non vuole mettersi il vaso, mamma! Io sto male! Oh, ecco, vedete cosa provocate! Vedete in che stato si trova vostra moglie! E si rifiuta di soddisfare le mie voglie!
Oh, ma mettetevi dunque questo vaso dal momento che me lo chiede! Ma perché non ve lo mettete voi, se ci tenete tanto? Oh, se mia figlia me lo chiedesse! Che uomo senza cuore! Giuliano, vi supplico! Che uomo senza cuore! Giuliano, vi supplico, faccia appello ai vostri sentimenti di marito, di padre! Ma insomma, pensate a quello che mi state chiedendo! Io non sono arrivato all'età di 38 anni! Ma che c'entra l'età? Ma andiamo, 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 andiamo! Oh, siate gentili, su! Mettetevi questo vaso! Ma insomma! Ne ho voglia! Aia, che male! Guardate come soffre, Giuliano! Mettetevi questo vaso! Mettetevi questo vaso! No, insomma, ascoltate, ascoltate! È un discorso lungo questo... E poi non mi si adatta! Ve l'ho detto, io ho la prima misura! Ma se non l'avete mai provato! Ma si vede benissimo, il 54 e questo non è 54! Mettetevi questo vaso! Su... Ecco, me lo sono messo il vaso da notte in testa. Me lo sono messo. Siete contente? Ecco che amore, se l'è messo, Leonia, se l'è messo. Come nel sogno, lancia la moda. Salve. Ah, che orrore. Chi? Oh, vattene, vattene, sei troppo ridicolo. Io? Oh, insomma, togliti quel coso, finirò col vederti sempre con un vaso da notte in testa. Oh, questa poi è... Su, non stuzzicatela. Oh, ma qui mi si sta prendendo in giro. Qui mi sta prendendo in giro. Signora, signora, c'è la levatrice. Mandatela via. Ah, il signore è diventato matto. Ma cosa, mandatela via? Ma fatela entrare invece. Ma certo, fatela entrare invece. Si mi stanno facendo diventare un po' stupido. Prima mi dicono, mettiti il vaso da notte in testa. Poi quando io mi sono messo il vaso da notte in testa, invece di ringraziarmi per l'umiliazione che mi sono imposto. Insomma, levatelo. Non posso vederti con quell'affare in testa. Ah sì? Ebbene no. Voi l'avete voluto? E io lo tengo, mi sono stancato dei vostri caprizi. Buongiorno, signore mie. Buongiorno, signore. Vi serve da papalina? No, signora, sono queste donne che hanno le voglie. Io no. Signora, vi presento un marito che si è messo un vaso da notte in testa per soddisfare le voglie di sua moglie. Benissimo, è quello che deve fare un buon marito. Ah! Oh! Oh! Ma guarda che disastro avete combinato. Ah, è così, non soltanto mi mandate... Peggio per voi se non veniste sempre fra i piedi. Ma sono tutti inzuppato. Oh, imparerete a guardare dal buco della serratura, tutti e due. Il buco della serratura? Se non abbiamo l'abitudine di guardare dal buco della serratura. A me la raccontate. Dovrò andarmi a cambiare adesso. Sì, allora rendetevi utili una volta tanto. È già che andate di là, portate questa bacinetta in cucina. Io? Andate, andate. Che impiastro, che impiastro. Sentite, signora, io vorrei vedere mia figlia. Ah, sì, Dovete aspettare, perché in questo momento non ha bisogno di estranei. Ma come estranei? Io, suo padre, sarei un estraneo, secondo voi? Siete estraneo al parto. Ah beh, quanto a questo, sì. Fra poco vi darò il permesso di entrare, ma giusto il tempo di entrare e uscire, Nel frattempo andrò a dire alla vostra signora che siete qui, se mai le frullasse di vedervi. Toglietevi di lì. Ah, non siete davvero molto garbata. Garbata, 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 non sono una cocotte io, se volete saperlo. Ho finito l'età di fare le sbancerie agli uomini. Ma scusate, io non vi ho chiesto di fare sbancerie. Le fate bene. Perché sono seria io. Sul lavoro. Negli intervalli posso anche divertirmi. Ah, terrò presente. Vi mando la signora. Ah, sì, sì, d'accordo. Sono una cocotte io! E non credo bene che tu non sia una cocotte. Ah, quanta pazienza occorre con questi borghesucci e queste popolane. Quanta pazienza. Fuori. Hai il re. Tocca a lui giocare. Come, sei solo? Sì, tu due è andato a cambiarsi i pantaloni. Oh, che bravo, pensa ad agghindarsi quando sua moglie sta per avere un figlio.
Ha pensato bene di farsi innaffiare dalla levatrice. A proposito, come va? Chi, la levatrice? Ma no, Leonia, cosa vuoi che mi importi della levatrice? Beh, le cose seguono il loro corso. Oh, ci mancava anche questa. È un'ora che sono furioso e non mi è ancora passato. Un figlio, dopo 8 mesi di matrimonio. Sì, è molto seccante. Ecco, lo vedi il tuo to-do? Lo vedi quello che combina il tuo to-do? Il mio to-do non è il mio to-do. Ah, oh, sei tu che hai favorito questo matrimonio. Il signore ha suonato? No, no, ha suonato la signora. Sì, sì, ho suonato io. Avete messo l'acqua a bollire? Sì, ci sono molte bacinelle sul Beh, fuoco. Il materiale, la medicazione c'è? Sì, è di là. Benissimo, portatelo qua. Toglietevi di lì voi. Ah, scusate. Portate questo in camera mia. A chi vi rivolgete? Alla domestica. Ah, è andata via. Ah, vabbè, glielo dirò quando tornerà. Toglietevi di lì voi. No, vengo di qua. Ah! Oh, ma insomma, no! Cosa ci state a fare voi qua? Io sarei marito. Certo. Visto che avevate in testa un vaso da notte. Come, visto che avevo in testa un... tenete. Non so ancora dove mi avete messo per passare la notte. Portate il cappotto e il cappello in camera mia, prego. Io? Sì, certo, voi, e se no chi? E se no chi? Inaudito. Chi è? Ho portato tutto la corrente. Ah, brava, va bene. Mettete tutto. Boh, lì. Bene, signore. E ora? E ora sistemate tutto e mettete in una bacinella del sublimato e nell'altra dell'acqua distillata. Qual è il sublimato? È quello della bottiglia gialla. E di questo cosa ne faccio? Che cos'è? Cotone. Tenetelo a portata di mano perché fra poco ne avrò bisogno. Fatto! Oh! Oh, entrate! Chiedo scusa. Ma non potevate bussare prima di entrare? Pensavo che in sala da pranzo si potesse. Non c'è sala da pranzo che tenga. Avevo il petto e le spalle nude. Ma va! Ma insomma, ma mi starete alle costole per sempre voi? No, io pensavo... No, rendetevi utile già che ci siete. Sì. Non mi piace avere della gente fra i piedi quando lavoro. E quindi? Toglietevi di... Oh, bravo. Portate questo in camera mia. Clemenza? No, non Clemenza. Non ho detto Clemenza. Se volevo dire Clemenza, dicevo Clemenza, della domestica. Ho bisogno io. Ah, sì. Bene, oh. Vado. Bene, figlio. Molto bene. Adesso andate a vedere se l'acqua bolle. Quando è pronta ne porterete una bacinella in camera della signora. Dobbiamo averne sempre un po', portatelo in mano. Bene, signora. È così che siamo ragionevoli, eh? Come vi chiamate, eh? Su. Ti rispondi, come ti chiami? Non voglio prendere la fuga! Oh, si chiama Totò. Ah. È un diminutivo di Achille. Ah, curioso, eh? Quanti anni avete? 6 anni? No, 7 anni, signore! Ecco qua, 7 anni, E vi chiamate Totò, non è vero? Ma quando si hanno 7 anni e ci si chiama Totò, non si fanno tante storie per prendere la purga, eh? Non voglio prendere la purga! Malissimo! E? Malissimo, E che cosa direte allora un giorno quando dovrete andare in guerra? Ma tacete! Non importa, non ci vado in guerra! Non ci andate! Se ce ne sarà una, bisognerà pure andarci, no? Non importa, vado in Svizzera, tieni! Ah! Oh, caro, com'è intelligente! Sì, complimenti, siete voi che lo educate con queste idee? No! Queste non sono cose da farsi, hai capito, Achille? Lascialo stare, eh! Non infastidirlo con cose che non sono adatte alla sua età! È buono e ragionevole, sì. E farà un piacere alla mamma. Verrà tutta la sua purga. Non voglio prendere purga. Ma la mamma ti dice che è necessario. Ah, no. Vedi, Totò, se tu avessi obbedito subito, a quest'ora tutto sarebbe finito.
E tu adesso saresti, come dire, un piccolo uomo libero. Non mi importa, non voglio, prenda la purga. Caro amico, vuoi essere... dica. Caro amico, quando io avevo la vostra età, quando ero piccolo come voi, se i miei genitori mi dicevano di fare una cosa, io... Ah, chiudi il becco! Come? Chiudi il becco! Chiudi il becco? E chi ha detto chiudi il becco? Voi avete detto chiudi il becco. Io ho detto chiudi il becco! Sì, sì. No, scusate! Oh, basta! Adesso farai il piacere di obbedirmi, Non sarà certo un vermiciattolo come te che... Non vorrei picchiare il bambino adesso. Ma non hai sentito cosa ha detto? Ha detto chiudi il becco. Vabbè, ha detto chiudi il becco. E allora? Oh! Povero caro, su. Accidenti. Papà è cattivo. Per fortuna che c'è la tua mamma. Ah, brava. Mettigli in testa queste cose adesso, brava. Ma certo. Maltrattare il bambino che già non sta bene. Ma insomma, che cosa vuoi che faccia? Niente, naturalmente. Oh, santo Dio! Beh, adesso dove vai? Dove vuoi che vada? A tentare un altro mezzo, no? E scegli proprio un giorno come questo per invitare gente a pranzo. Come? Che cosa ha detto la signora Tutù? Non l'ha detto la signora Tutù, ha mormorato. Uscendo mormorava, chissà che ora potremo andare a pranzo. Ah, così. Ah, va bene, sì. Beh, per me fa lo stesso. Sì. Fate voi. Vergogna Totò, essere così disobbediente. Non è vero, signor Shuyu? Ah, io non dico più niente. Non dico più niente. Ecco. Il footing? Sì, sapete, quelle camminate di buon passo. Io, a causa dei miei impegni di lavoro, non la posso accompagnare, e allora lei si è rivolta al cugino. E lo fanno insieme? Il footing? Sì. Ah, sì, me l'avevano detto. Ah, e a me fa molto comodo, eh? Non si esce dalla famiglia. Esatto, non si esce dalla famiglia. E poi io non mi stanco. Vedo che ci si occupa del nostro affare, eh? Ah, sì, era qui. Il vaso da notte. L'avete riconosciuto, eh? Ma questo non sembra male, eh? Ben fatto. Ah, per essere ben fatto è ben fatto, sì. Dunque, è porcellana infrangibile. Infrangibile, esattamente. Ecco, vedete. No, io vi chiedo questo perché è il punto che ha attirato la nostra attenzione, mia e del sottosegretario di Stato. Sì, davvero, lì. Sì, in quanto noi, la porcellana comune, dopo un'attenta riflessione... Non la vogliamo. Sono perfettamente d'accordo. Beh, al minimo urto e si rompe, no? Subito. Vorrebbe dire sperperare i denari dello Stato. No? No? Non so se mi sono spiegato. Assolutamente. Mentre questo invece, ma provate a prenderlo in mano, voi che siete competenti. No, beh, non più di tanto, signor Tudun. Sentite la leggerezza. Ah, sì, in effetti, è curioso, eh? Non pesa il suo peso. È come agevole alla mano. Ecco, lo si può spostare tranquillamente davanti e di dietro, e volendo anche di dietro davanti. Naturalmente non li facciamo bianchi a colori. Ecco. Se lo desiderate, per l'esercito, a righe, come le garitte. Sì, con i colori fosforescenti qui della notte. No, io penso che sarebbe troppo pretenzioso, no? Anch'io sono di questo avviso. Sarebbe un inutile aumento di spesa. Beh, questo è da vedersi, no? No? Dico, è da vedersi, no? Ci hanno presentato anche dei vasi di lamiera smaltata. Non sono male neanche quelli, eh? No, la lamiera smaltata, no. Perché no? Perché? Io non parlo per il mio interesse. Ecco, l'interesse lo prendo e lo metto da parte. Lì, chi lo vede? Ma la lamiera smaltata, signor Shuyu. Senti, puzza. Puzza subito. E non è adatta come la porcellana, come questa. Evidentemente c'è il pro e il contro. Il contro? Il pro e il contro. Ma no, non sono adatti come la porcellana. No, quelli non sono adatti. L'unico difetto è la fragilità, sì, anzi era l'unico difetto. Perché noi siamo riusciti a ovviare anche a questo inconveniente. Del resto lo potrete constatare voi stessi, vedrete la solidità. No, qui no, perché vicino si rompe subito. Là che ci sono le piastrelle. Eccola. Certo. No, non andate là. Bello scopo nella vita. Vuoi lasciare stare, sì o no? Ma che cosa? Le carte, porco di un cane, nessuno ti ha chiesto di metterle a posto. Io non posso vedere un tavolo in disordine. Benissimo, allora non guardarlo. Sono stata educata all'ordine, io. Sì. Nella mia famiglia... Sì, d'accordo, la tua famiglia è molto interessante questo, però sono quasi le 11. Vai a vestirti. Senti, ti devo parlare. Oh. E portami il tuo secchio! Ti devo parlare di una cosa importante. Più tardi.
No, non più tardi, adesso! Oh, tu devi sapere che sei solo venuta di qua. Senti, sono quasi le 11. Non è ancora incominciato a vestirti. Abbiamo gli shuyu a pranzo. Gli shuyu. Me ne infischio degli shuyu. E io invece no. Ah, no? Shuyu è una persona sulla quale io faccio molto affidamento. Ah, sì? Può darsi. Mi dispiace. Aspetterà. Si tratta di Achille. E fra Achille e Shuyu non c'è da esitare, credo. Achille, cosa Achille? Ah no, dimmi che preferisci Shuyu. Ma niente affatto. Io non metto Shuyu e Achille sullo stesso piano. Sta di fatto però che quando arriva della gente che conta, ci si dà da fare. Questo non significa che si preferisce questa gente alla propria famiglia. No, non significa questo. Ah, Shuyu dovrebbe essere qui un po' prima di pranzo per conferire con me su un grosso affare che ho in vista. Beh, conferite? A me cosa mi importa? Ma può arrivare da un momento all'altro e non puoi farti trovare così, con i bigodini sulla testa, la vestaglia sudicia, il secchio sulle ginocchia e le calze che ti cascano sui calcagni. Ma quanto mi secchi con queste calze? No, dillo, perché la signora Shuyu quando si alza è in abito da sera? Io non so com'è la signora Shuyu quando si alza. Comunque la maniera in cui ti presenti non è adatta a ricevere persone che vengono a pranzo da noi per la prima volta. E beh, tu sei in finanziera. Una cosa compensa l'altra. Io sono corretto, io. Che cosa cerchi? I tuoi elastici. I miei elastici? Perché? Così mi lascerai in pace con le mie calze. Ma non sono gli elastici per le mie pratiche, non sono delle giarrettiere. Non sono delle giarrettiere se io non le faccio delle giarrettiere. Dal momento che ne faccio delle giarrettiere, diventano delle giarrettiere. Oh, tutto questo disordine. Lui è corretto. No, dimmi un po' se non è grottesco. Mettersi in finanziera alle 11 del mattino. Per il signor Shuyu, quel cornuto. Che cosa hai detto? Che cosa vuol dire quel cornuto? Che cosa ne sai tu? Io niente, me l'hai detto tu. Io? Oh, tu certo, non me lo sono mica sognato, vero? Shuyu non lo conosco, non fa parte dei miei amici, quindi che ragione avrei di parlarne male? Oh, Shuyu cornuto. Non so se si possa dire. Beh, bisogna pensare di sì, dal momento che l'hai detto. Te l'ho detto. Te l'ho detto quando non avevo bisogno di lui. Adesso che ho bisogno di lui... Non lo è più. No, sì, insomma, noi non dobbiamo saperlo. Non lo riceviamo in quanto tale. Oh, niente da dire. Lo diavoletto, credi forse che mi faccia intimidire... Lascialo stare. Ah, storie, busse. D'altra parte, non si può non dargli la purga. Ha una lingua talmente bianca. Fa vedere la lingua al signore, eh? Sì. Dunque, allora, vediamo... Ecco, fa vedere la lingua. Vediamo un po'. Oddio mio, a me sembra piuttosto nera, no? Nera. È perché ha fatto il compito. Compito. Però è facile rendersi conto che ha l'alito molto pesante. Su, fai in faccia al signore. No, grazie, signore. Cosa? Vi sentirete nauseato dall'alito di un bambino? No, per carità, signora, assolutamente no, ma mi rendo conto benissimo lo stesso, sì. Allora, cosa c'è, amico mio? È così che siamo ragionevoli, eh? Come vi chiamate, eh? Su, ti rispondi, come ti chiami? Non voglio prendere la purga! Si chiama Totò. Ah. È un diminutivo di Achille. Ah, curioso, eh? E quanti anni avete? 6 anni? No, 7 anni, signore! Ecco qua, 7 anni, E vi chiamate Totò, non è vero? Ma quando si hanno 7 anni e ci si chiama Totò, non si fanno tante storie per prendere la purga, eh? Non voglio prendere la purga! Malissimo! E? Malissimo, E che cosa direte allora un giorno quando dovrete andare in guerra? Ma tacete! Non importa, non ci vado in guerra! Non ci andate! Se ce ne sarà una, bisognerà pure andarci, no? Non importa, vado in Svizzera, tieni! Ah! Oh, caro, com'è intelligente! Sì, complimenti, siete voi che lo educate con queste idee? No! Queste non sono cose da pazzi, hai capito, Achille? Lascialo stare, eh! Non infastidirlo con cose che non sono adatte alla sua età! È buono e ragionevole, sì. E farà un piacere alla mamma. Verrà tutta la sua purga. Non voglio prendere purga. Ma la mamma ti dice che è necessario. Ah, no. Vedi, Totò,
Se tu avessi obbedito subito, a quest'ora tutto sarebbe finito. E tu adesso saresti, come dire, un piccolo uomo libero. Ah. Non mi importa, non voglio, prendere la purga! Caro amico! Vuoi essere... Dica. Caro amico, quando io avevo la vostra età, quando ero piccolo come voi, se i miei genitori mi dicevano di fare una cosa, io... Ah, chiudi il becco! Come? Chiudi il becco! Chiudi il becco? E chi ha detto chiudi il becco? Voi avete detto chiudi il becco. Io ho detto chiudi il becco! Sì, sì. No, scusate! Oh, basta! Adesso farai il piacere di obbedirmi, eh? Non sarà certo un vermiciattolo come te che... Non vorrei picchiare il bambino adesso. Ma non hai sentito cosa ha detto? Ha detto chiudi il becco. Vabbè, ha detto chiudi il becco. E allora? Oh! Povero caro.